Allora, iniziamo questa nostra seconda giornata. Qui tutto i microfoni funzionano bene, c'è uno streaming che è appena partito e la sala azzurra è un'altra cosa rispetto all'aula di ieri. E riprendiamo con la nostra seconda giornata. Questa era diciamo una parte di riflessione che si inseriva all'interno di un ciclo di incontri che era stato programmato all'interno del nostro dottorato in storia, letteratura ed arte, coordinato da Corrado Bologna, che oggi per una serie di impegni improvvisi dell'ultimo minuto non può essere con noi, ma che vi saluta. E il dottorato di quest'anno era dedicato al tema della metamorfosi e noi abbiamo pensato di offrire appunto una serie di riflessioni sul tema delle metamorfosi geografiche storiche, diciamo così per dire. E abbiamo pensato appunto di svolgerlo e di invitarlo e di invitare Ronaldo Weinfass e Laura De Meio e Sousa, che di nuovo ringrazio per aver accettato di essere qui con noi e di aver affrontato un lungo viaggio per questi due seminari, e il tema è appunto quello delle metamorfosi coloniali. E abbiamo chiesto loro di spiegarci intanto la loro traiettoria intellettuale, i problemi da cui sono partiti, e anche cercare di riflettere sui passaggi, sui cambi, sulle ibridazioni anche che da una parte all'altra dell'Atlantico andavano costituendosi, andavano cristallizzandosi. Ieri con Laura abbiamo affrontato il problema del controllo, del governo, della distanza tra Portogallo e Brasile, con tutta una serie di riflessioni che ci hanno in realtà portato a vedere come la storia del Brasile possa cambiare radicalmente anche le nostre prospettive, no? di storia portoghese e di storia europea. E oggi invece con Ronaldo Weinfass andiamo ad affrontare il tema dell'identità religiosa che cambia. Ronaldo Weinfass è, di nuovo, come Laura De Meio e Sousa, uno dei più grandi storici di età moderna brasiliani. Si è occupato di molti temi. Il suo primo libro è Trópico dos Pecados, Moral, Sexualidade e Inquisição no Brasil, del 1989. Un altro libro molto importante si intitola A Heresia dos Indios, l'eresia degli indios, cattolicesimo e ribellione nel Brasile coloniale. È stato il coordinatore di un'opera molto importante che voi avete visto, che a lezione abbiamo visto e abbiamo sfogliato, che è il Dizionario del Brasile Coloniale. Ha lavorato un altro degli ultimi suoi libri è Traição, la storia di un gesuita processato poi dall'Inquisizione che passa a servizio degli olandesi a Pernambuco e diventa calvinista. Il libro di cui credo ci parlerà oggi, che è Jerusalem Colonial, Judeus Portugueses no Brasil Holandês. E infine ha lavorato su Vieira, personaggio che continua a tornare nei nostri seminari. Cedo la parola al professor Weinfass, che è professore anche della Fluminense ed è stato professore dell'Università de Rio Grande do Norte.
Me gustaría antes que nada de agradecer la invitación de Stefania Pastore, de Víctor Tiribás, los organizadores de ese evento. Es decir que es un honor, un gran honor para mí estar aquí en la Escuela Normale de Pisa y tener la oportunidad de presentar mi trabajo delante de tantos expertos y expertas. Agradezco en particular a Víctor, que me ha ayudado enormemente en la preparación de esta conferencia. Y voy a intentar hablar en italiano. Desde luego, que me disculpen los errores que ciertamente ocurrirán. È noto che gli ebrei furono sotto assedio nella penisola iberica tra la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna. Alla fine del 300, migliaia di sefarditi si convertirono al cristianesimo in Castiglia e Aragona per scappare dalla persecuzione popolare instigata dal clero. Era il momento di una carestia e dell'arrivo della peste nera nella penisola. Così nacque la numerosa comunità di neoconversi o nuovi cristiani nel regno spagnolo. Furono loro, più che gli ebrei, il grande bersaglio della Inquisizione spagnola istituita dai re cattolici nel 1480 con l'approvazione di Roma. Tuttavia, furono gli ebrei ad essere il bersaglio del decreto di espulsione datato 1492. Molti di loro si rifugiarono nel vicino Portogallo, altri presso le comunità sefardite del Mediterraneo. In ogni caso, il re portoghese Manuele I non tardò di imporre tramite decreto la conversione forzata di tutti gli ebrei del regno nel 1496, per quanto non avesse istituito alcuna inquisizione. Ciò accadrà solo mezzo secolo dopo, nel regno del suo successore Don Giovanni III, quando il Santo Ufficio portoghese cominciò a funzionare precisamente nel 1540. I neoconversi residenti nel mondo iberico si trovarono pertanto di fronte ad alcune possibilità, tutte loro disperate e pericolose. In primo luogo, praticare l'ebraismo segretamente, sia a casa sia in sinagoghe improvvisate. In Spagna quest'uso era diffuso già dalle conversioni del 300 e fu certamente un'opzione temeraria. La fama della persecuzione dell'Inquisizione spagnola contro i neoconversi si delineò nel 400 al tempo di Torquemada. In Portogallo, soltanto a partire dalla fine di questo secolo, ebbe inizio la saga dell'ebraismo clandestino, per forza del decreto di conversione generale del 1496. Un ebraismo clandestino praticato più o meno apertamente, poiché non ci fu inquisizione fino alla metà del 500. In secondo luogo, d'altra parte, molte famiglie di neoconversi cercarono di assimilarsi alla società cristiana. La documentazione inquisitoriale e le fonti secolari ed ecclesiastiche confermano
questa tendenza in Spagna e in Portogallo, anche se in periodi distinti. Gli individui della seconda generazione di neoconversi compagnono nel clero e nella burocrazia regia sin dal 400. Alcune con forte inclinazione antiebraica. Lo stesso accade in Portogallo nel 500. Neoconverso nel clero, nella giustizia ecclesiastica e perfino nella nobiltà. Basta dire che uno dei contendenti alla successione al trono portoghese, che finì poi nella mano di Filippo II, era Don Antonio, priore del Crato, nipote del defunto re Don Giovanni III. Anch'esso era figlio bastardo di Don Luigi, fratello del re, con una donna cristiana nuova. La rilassatezza degli statuti di purezza di sangue nei primi secoli favorì senza dubbio l'ascensione sociale dei neoconversi propensi a lasciare l'ebraismo dei genitori ed antenati. In ogni caso, questa fu un'opzione che conduceva, come infatti condusse, al frantumarsi dell'ebraismo sefardita in gran parte della popolazione neoconversa. In terzo luogo, esiste un'opzione intermedia fra l'assimilazione al cristianesimo, per paura o convenienza, e la conservazione di alcuni abiti ebraici a casa. Questa non fu un'opzione voluta occasionalmente, ma piuttosto un processo di lunga durata. Col passare delle generazioni, la maggioranza della famiglia neoconversi si allontanò dalle tradizioni ebraiche, soprattutto dalla vita in sinagoga, ma continuò a conservare negli ambienti domestici riti di origine ebraica, come l'osservanza del sabato, i tabù alimentari e gli abiti funerari. Quasi troviamo davanti a un concetto di marranismo con qualche densità teorica, un complesso culturale ibrido vissuto per alcuni individui allo stesso tempo cristiani ed ebrei, visti come ebrei dai cristiani, visti come cristiani dagli ebrei. Questi sono i casi discussi da Nathan Vastel in La fede del ricordo, ritratti itinerari di marrani in America. La quarta opzione, però, è quella che ci interessa di più in questa conferenza. Mi riferisco ai sefarditi che si rifiutarono di rimanere nei regni che proibivano l'ebraismo e perseguivano i neoconversi. Mi riferisco a quelli che fuggirono dalla penisola alla ricerca di luoghi dove l'ebraismo era tollerato o perlomeno poco perseguitato. Trattasi della diaspora sefardita che ha avuto luogo a partire dal 400 e addensata nei secoli successivi. Ma questa diaspora non deve essere vista come omogenea, sia nel tempo che nello spazio. È fondamentale per il nostro oggetto di studio distinguere fra i due grandi destini o rotti nella diaspora sefardita dell'età moderna. In rosso
si sono le rotte delle migrazioni verificatesi nel 4 e 500, a partire dalle persecuzioni verso i neoconversi in Spagna e poi in Portogallo. Nelle onde successive, gli ebrei o i neoconversi migrarono per il Mediterraneo, ancora asse del sistema mercantile e finanziario europeo, incrocio del mondo cattolico con quello musulmano. Gli ebrei trovarono rifugio in tutto il mondo mediterraneo. In Italia, alcune città autorizzarono l'insediamento di comunità ebraiche, ad esempio a Ferrara, Livorno, Pisa e Venezia, protette dai nobili e principi. Anche a Roma, nonostante alcuni attriti a metà 500, il Papa Pio V mantiene la politica di tolleranza adottata da Paolo III. Lo stesso accade nel Nord Africa, specialmente in Marocco, dove il re di Fez autorizzò l'insediamento dei sefarditi a condizione del pagamento di certe tasse. Nello stesso modo nell'Impero Ottomano, dove sono state organizzate comunità ebraiche a Salonico, a Smirne e a Istanbul. Quest'ultima aveva una comunità stimata fra 35.000 persone nel 1435, la più grande della diaspora sefardita in quel periodo. Una seconda rotta è più tarda e incominciò tra la fine del 500 e l'inizio del 600. Ebbe come antecedente la formazione di una comunità portoghese ad Anversa nel 500, capeggiata da neoconversi. Però la migrazione in sé fu posteriore e la destinazione più ricercata fu Amsterdam. Durante il 600 i neoconversi uscirono dal Portogallo tramite il mare o per terra, attraversando i Pirenei, non raro passando un po' di tempo in città francesi come Bordeaux o La Bastille. Fuggivano della penisola in gruppi, in generale in famiglia, e spesso aderivano all'ebraismo nella rotta di fuga. Ma l'ingresso formale nell'ebraismo si verificava ad Amsterdam con il cambio di nomi ed altri riti, compresa la circoncisione degli adulti. Processi inquisitoriali contengono descrizioni a volte dettagliate su questa circoncisione. Ciò che vorrei sottolineare e la differenza qualitativa fra le due grandi rotte. La prima fu composta da vecchi ebrei, ebrei che sono nati e cresciuti nell'ebraismo, anche se molti erano neoconversi. In questo caso, nonostante le difficoltà inerenti all'esodo, si può dire che la cultura sefardita fu trampiantata nel Mediterraneo e lì ricostruita dagli ebrei con ebraismo nel bagaglio. Nell'emigrazione per il Nord Europa, invece, i neoconversi in generale sapevano poco sull'ebraismo. Erano nati e cresciuti in un ambiente cattolico, alcuni perfino con formazione clericale, eccetto nel caso di quelli che mantenevano contatto frequente con parenti delle comunità mediterranee, è possibile dire che questi erano ebrei senza ebraismo,
o con un ebraismo molto frammentato e residuale. Joseph Kaplan ha considerato impossibile pensare l'ebreo portoghese convertito ad Amsterdam come ebreo tradizionale. È un nuovo ebreo, un ebreo in formazione, un ebreo alla ricerca di un'identità che non conosceva. Ha proposto dunque il concetto di nuovi ebrei per designare questo gruppo, in contrasto con i nuovi cristiani. Nuovi ebrei perché, anche se convertiti all'ebraismo, si trovavano appartati dalle tradizioni da molte generazioni. Non sapevano la lingua ebraica, né conoscevano la Halacha. Il poco che conoscevano dell'ebraismo, oltre a certi riti, era di seconda mano, non raro desunto da opere cristiane e anti-ebraiche. Perciò Kaplan afferma che la prima comunità ebraica che questi nuovi ebrei conobbero era la stessa che avevano creato. Sicuramente è un'idea un po' esagerata, anche se il concetto è valido. Dall'altra parte, come si vedevano i nuovi ebrei? Il miglior modo per rispondere è attraverso il concetto di, in portoghese, gente da nação, gente della nazione, formulato dalla congregazione sefardita, che la restringeva al gruppo degli ebrei portoghesi e spagnoli, ebrei iberici, dunque, ebrei sefarditi. A prima vista, i criteri di inclusione ed esclusione sono chiari. Nella pratica, tutto era più complicato. In alcuni documenti, gente della nazione erano i membri della comunità ebraica di Amsterdam. In altri, si restringevano agli ebrei portoghesi della diaspora. A volte includeva la totalità degli ebrei iberici nella diaspora europea, compresi quelli che stavano in transito verso le terre di libertà. Altre volte il concetto si allargava fino al punto di includere i nuovi cristiani residenti nelle terre di idolatria, come i paesi iberici. Escludeva sempre gli Ashkenazi, ebrei tedeschi o polacchi che migrarono ad Amsterdam negli anni 40 del 600. Faceva molte restrizioni ai nuovi cristiani mulatti, così come ai figli di nuovi cristiani con vecchi cristiani, anche se convertito all'ebraismo. L'oscillazione nel definire chi fosse o poteva essere ebreo della diaspora ci dà la prova evidente delle incertezze e ambiguità degli ebrei iberici, per così dire, in questa fase inaugurale della diaspora olandese. Due elementi furono molto favorevoli all'adattamento degli ebrei in Olanda.
Da un lato, i calvinisti e gli ebrei condividevano un sentimento di rifiuto verso il cattolicesimo, soprattutto per la monarchia di Filippo II. I primi perché lottavano per la loro indipendenza contro di essa. Conservavano la memoria dei massacri comandati dal Duca di Alba, così come delle persecuzioni inquisitoriali del Cinquecento. I secondi perché, in gran misura, scappavano dalla stessa Inquisizione e si risentivano dell'obbligo di seguire il cattolicesimo che li opprimeva. Gli uni e gli altri, ad esempio, dubitavano della purezza di Maria, condividendo in modo grezzo battute sulla verginità della Madre di Dio. Però, a parte il commercio e gli incontri istituzionali, il convivio fra ebrei e calvinisti era scarso. I nuovi ebrei vivevano relativamente isolati nel proprio quartiere, parlando il vecchio portoghese della loro terra di origini. Anche per questo, gli olandesi si riferivano agli ebrei come le gente della nazione portoghese. D'altra parte, sin dal Cinquecento, i neoconversi partecipavano all'espansione marittima iberica. Nel caso portoghese, loro si erano insediati in punti strategici del traffico africano fra la Guinea e Angola, nelle fortezze asiatiche, nel litorale brasiliano, produttore di zucchero. L'Inquisizione è arrivata al punto di creare un tribunale a Goa, talmente era comunità neoconversa nelle Indie coinvolta con il commercio di spezie. Il fatto è che durante il Cinquecento i neoconversi stabilirono reti mercantili in scala mondiale, stringendo i negozi fra l'Europa, l'Africa, l'Asia e l'America, compresa quella spagnola. Reti che combinavano meccanismi moderni di un sistema economico globale con una struttura di tipo familiare. Molte famiglie avevano membri dispersi per i mari del mondo, tutti coinvolti nei negozi all'ingrosso o al dettaglio di ogni luogo. E fu nella prima metà del Seicento che i Paesi Bassi, guidati dall'Olanda, diventarono il centro del capitalismo mercantile europeo con il protagonismo di Amsterdam. Non per caso gli ebrei iberici nella diaspora cominciarono a chiamare Amsterdam la Gerusalemme del Nord. L'alleanza fra ebrei iberici e gli olandesi in questa epoca sembrava un matrimonio perfetto. L'organizzazione della comunità ebraica di Amsterdam ebbe luogo nelle tre prime decade del Settecento. Fu una iniziativa di mercanti di grande portata, implicati nelle reti commerciali di dimensione mondiale. All'inizio stimolarono e persino finanziarono fughe dei parenti dalla penisola iberica. Erano uomini con una grande
esperienza di viaggio, che conoscevano le comunità ebraiche del Mediterraneo. Scelsero di vivere in Olanda per varie ragioni, soprattutto per il ruolo esponenziale che rivestì Amsterdam nel commercio internazionale. Vi faccio alcuni esempi. Samuel Palachi, naturale del Marocco, che fu tra l'altro ambasciatore del re di Fez in Olanda. Jacob Tirado, originario da Lisbona, ma cresciuto a Venezia, capo di una rete che operava tra Venezia, Lisbona e Amsterdam. Antonio López Suaso e Abraham Israel Pereira, appaltatori di diversi contratti della corona spagnola. Manuel de Belmonte, importante mercante che sarebbe diventato poi diplomatico dal re di Spagna ad Amsterdam, eccetera. Il primo passo era organizzare la congregazione in modo che gli immigrati venissero guidati attraverso tutto il percorso di integrazione nell'ebraismo che si cercava di ricostruire, redigere i regolamenti, negoziare i diritti e i doveri della comunità con le autorità municipali e con gli stati generali, erigere la sinagoga, costruire un cimitero, fondare le scuole ebraiche, trovare professori. Tuttavia, la formazione istituzionale della comunità fu la più difficile. A un certo punto ci furono 3 congregazioni divise per una rissa che esprimeva più che altro una rivalità economica fra microgruppi. Soltanto nel 1639 la comunità si unificò in una sola congregazione, la Talmud Torah, lo stesso nome della congregazione di Venezia. La Talmud Torah di Amsterdam si rafforzò lungo il 600 trattando direttamente con gli stati generali e influenzando la politica coloniale e diplomatica dei Paesi Bassi in materie cruciali. Parallelamente, fu necessario organizzare la vita spirituale e il quotidiano della comunità, formare consigli e reclutare rabbini. In questo caso, la unica soluzione era contrattare rabbini della comunità mediterranea. E così fu. José Pardo, commerciante di origine portoghese, nativo di Salonicco, però educato a Venezia e discepolo di Leone da Modena. Saul Levi Mortera, nativo di Venezia, professore di ebraico, talmudista e fluente in varie lingue. Judá Vega, nato forse a Smirne, fu rabbino a Istanbul e Oran prima di emigrare in Olanda. La prima generazione di rabbini di Amsterdam, dunque, fu tutta mediterranea. I rabbini formati nell'Olanda stessa sorsero solo a partire dagli anni 20 e 30 del 600, come Menasse Ben Israel e Isaac Aboab da Fonseca. Ma era difficile il compito di insegnare l'ebraismo ai nuovi ebrei
visto che l'ebraismo è una religione la cui pratica dipende molto dalla lettura in ebraico, dall'osservanza delle regole quotidiane della Halashah, del Talmud, eccetera. I nuovi ebrei conoscevano la base scritta dell'ebraismo, erano cattolici di origine ebraica. La materia è vasta, per cui mi restringerò agli aspetti linguistici. Come integrare il nuovo ebreo nella sinagoga? Ciò che ha attirato più la mia attenzione è che in questa prima generazione le orazioni insegnate dai portoghesi che tanti immigrati impararono a memoria erano proferiti in castellano, forse in latino. Vi porto un esempio. La Shema, composta di tre versi della Torah, significando la rinnovazione della professione di fede che l'ebreo doveva fare nella sinagoga, al mattino e in altri momenti della giornata. Shema significa ouvi in portoghese, senti, che è come inizia l'orazione in ebraico. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Nella versione per i nuovi ebrei, però, l'orazione era Shema Israele Adonai es nuestro Dio, Adonai es uno. Uno scambio dell'ebraico per il castigliano. Ma da dove hanno estratto questa formula? Della prima Bibbia ebraica in lingua castigliana, per alcuni mischiata con il latino. La Bibbia di Ferrara, pubblicata nel 1553 da due ebrei nuovi che vivevano lì, uno portoghese, l'altro spagnolo. Il portoghese della prima generazione dei migrati in Olanda impararono le orazioni ebraiche in castigliano. Io ho trovato diverse trascrizioni nei processi inquisitoriali contro i nuovi ebrei che stavano in Brasile con gli olandesi. Nel suo Hebrew of the Portuguese Nation, Miriam Bodin conferma che nel campo letterario si verificava la stessa tendenza. Lì predominava anche il castigliano nelle pubblicazioni a stampa. Cito: Even among native Portuguese speakers, Spanish was the language of literary expression. Works aimed at transmitting rabbinic tradition to the emigres were frequently published in Spanish translation. Di modo che nei primi anni della comunità ad Amsterdam, gli ebrei portoghesi parlavano in portoghese fra di loro, pregavano in castigliano nella sinagoga e lì ascoltavano il rabbino ufficiare in ebraico, una Babele sefardita in terra calvinista. I nuovi ebrei portoghesi furono di gran importanza nei 25 anni di dominazione olandese nel Brasile. Non nella conquista della terra in sé, se non che della strutturazione dei negozi della Compagnia delle Indie Occidentali nella terra conquistata.
una conquista motivata per controllare la principale regione produttrice di zucchero, che nel momento in cui viene conquistata apparteneva alla Spagna in ragione dell'Unione Iberica del 1580. Uno dei principali storici brasiliani delle guerre olandesi in Brasile affermò con ragione che queste furono guerre dello zucchero e per lo zucchero. Tuttavia, come indica la mappa, il flusso migratorio ebraico non fu omogeneo nel tempo. Negli anni della conquista, fra 1630 e 1635, la presenza dei nuovi ebrei fu scarsa, essendo che molti di loro sono arrivati in Brasile esiliati, in generale poveri. Inoltre, la conquista olandese a questo punto era incerta. Non conveniva agli ebrei esporsi nel caso di una sconfitta al furore inquisitoriale. L'immigrazione crebbe a partire dal 1635 con il consolidamento della conquista olandese e il recupero dell'economia dello zucchero. In questa fase il gruppo degli emigrati passò a includere intere famiglie, compresi grandi mercanti. Fu dunque in quel momento che cominciò a erigersi la comunità ebraica nel Brasile olandese, soprattutto a Pernambuco, ma anche in altre regioni di zucchero conquistate. La sicurezza degli ebrei in Brasile trovò ulteriormente garanzie nel conte Maurizio de Nassau, nobile vincolato alla famiglia reale olandese, la Casa di Orange. Percependo l'importanza degli ebrei come intermediario del negozio in Brasile, il conte li protesse in vari modi, incluso l'appoggio perché sfruttassero la libertà religiosa nella colonia. L'appoggio della presenza ebraica nel Brasile olandese accade a partire dal 1641. L'anno coincise con l'aumento dell'esportazione di zucchero per la Compagnia delle Indie e con la conquista dell'Angola. Gli olandesi passarono a controllare tutto il traffico di schiavi dalla costa occidentale dell'Africa, poiché avevano già conquistato São Jorge da Mina nella Guinea nel 1637. Dobbiamo ricordarci che gli ebrei portoghesi o nuovi cristiani non riconvertiti occupavano una posizione strategica nel fornimento di schiavi africani per il traffico atlantico. Qua potete vedere le principali rotte che passarono al controllo degli olandesi: Elmina nel 1637,
in Angola nel 1641. Qua il conte Maurizio di Nassau, governatore delle conquiste olandesi in Brasile dal 1637 al 1644. Il contatto fra i nuovi ebrei e i nuovi cristiani nel Brasile olandese fu problematico in vari aspetti. Da un lato è possibile parlare di rifiuto reciproco. La maggioranza dei nuovi ebrei sentì grande sprezzo per i nuovi cristiani della terra, la cui gran parte ignorava totalmente i precetti ebraici, più di loro stessi, ebrei nuovi. I capi della comunità ebraica nella colonia fecero di tutto per escluderli. Però è anche vero che una parte considerevole dei nuovi cristiani non si interessarono all'ebraismo. Ci sono documenti che provano questo loro straniamento, innanzitutto perché non avevano mai visto una comunità ebraica strutturata. In altri casi erano metà nuovo cristiani risultanti da matrimoni misti tra vecchi cristiani e nuovi. Perciò molto inseriti nella quotidianità cattolica. Tanti si scoprirono più cattolici di quanto potessero immaginare nel contatto con gli ebrei praticanti. Con il tempo, l'aumento dell'arrivo degli ebrei da Amsterdam, l'estraniamento reciproco si attenuò. Diverse autorità civili o religiose della comunità degli ebrei portoghesi in Brasile allentarono le interdizioni per l'ingresso dei nuovi cristiani. Esiste documentazione ebraica, cattolica o calvinista che comprova la crescente adesione dei nuovi cristiani del Brasile olandese alla sinagoga di Recife, centro commerciale e sede del governo olandese nella colonia. Questo fu un momento di approssimazione fra la fine degli anni 30 del Seicento e inizio degli anni 40, che, ribadisco, non eliminò tuttavia l'estraniamento e persino il conflitto fra entrambi i gruppi. La comunità giudaico-portoghese di Pernambuco crebbe in ragione dell'aumento delle migrazioni degli ebrei che si erano rifugiati ad Amsterdam e per adesioni ogni volta più grandi dei nuovi cristiani della colonia. In questo caso si ripeté in Brasile ciò che stava accadendo in Olanda: circoncisioni di giovani e adulti, conversione di donne nuove cristiane attraverso il bagno purificatore nella mikve, istruzione ebraica dei convertiti attraverso le orazioni in castigliano. Per il processo di conversione in Brasile fu molto più sofferto se paragonato a quello avvenuto in Olanda.
prima di tutto per una ragione strutturale. I nuovi ebrei che erano tornati all'ebraismo in Olanda andarono incontro all'ebraismo nelle terre della libertà, anche se molti di loro lo fessero senza piena convinzione. I nuovi cristiani in Brasile, anche se determinati a riconvertirsi, si dicero soltanto dopo l'insediamento di una comunità ebraica in terre cattoliche. In altre parole, i primi cercarono la sinagoga dopo aver percorso strade tortuose. I secondi la ricevettero subito. Esaminando le fonti sui casi particolari di conversione di nuovi cristiani all'ebraismo, posso affermare che lo stabilimento della congregazione ebraica nel Brasile olandese ebbe un impatto molto deleterio sulla comunità dei nuovi cristiani. Ci sono casi in cui i figli, uomini e donne, ignorando le ammonizioni dei genitori, che per prudenza o rifiuto respingevano l'ebraismo, scelsero invece di convertirsi. Ci sono casi di uomini che decisero di aderire all'ebraismo contro l'opinione della consorte, comportando divorzi, divisione dei figli e spartendoli fra madre e padre. Ci sono conflitti simili nel caso in cui il marito nuovo cristiano intero, con fratelli riconvertito all'ebraismo e con una consorte messa nuova cristiana, osservante del cattolicesimo, rimane attaccata al padre cattolico. Ci sono casi di giovani donne che desiderosse di sposarsi con un nuovo ebreo erano disposti a convertirsi contro l'opinione del padre o della madre. Lo stesso valse per gli uomini che desideravano sposarsi con giovani ebrei venute da Amsterdam. Molte famiglie si disaggregarono in questo andirivieni fra ebraismo e cattolicesimo. Lo stesso succedeva in minore scala fra i giovani ebrei provenienti dall'Olanda. Alcuni lasciarono l'ebraismo per sposarsi con cattoliche, nuove cristiane o semplicemente convinti che il cattolicesimo fosse la miglior legge per la salvezza spirituale. Questi sono fatti sorprendenti se si considera che alcune conoscevano a malapena il cattolicesimo, visto che erano arrivati ad Amsterdam da bambini. Le complicazioni di questo processo possono essere viste nella sfera istituzionale, attraverso la fondazione di due congregazioni ebraiche nel Brasile olandese, in contrasto per gli atteggiamenti divergenti verso l'ingresso dei nuovi cristiani coloniali.
La prima, chiamata Kahal Kadosh Tzur Israel, cioè Sacra Congregazione di Recife di Israele, fu fondata nel 1636 e aveva come rabbino capo Isaac Aboab da Fonseca. Aboab era un convinto sostenitore della conversione dei nuovi cristiani del Brasile all'ebraismo, contrariando alcuni membri del Mahamad, consiglio, che li consideravano invece ignoranti e idolatri. La seconda congregazione è intitolata Kahal Kadosh Magen Abraham, o Sacra Congregazione dello Scudo di Abramo, aveva come rabbino capo Moisés Rafael Aguilar e fu fondata nel 1637. Aguilar, al contrario di Aboab, era inflessibile riguardo alle idolatrie dei nuovi cristiani e alla non osservanza dei precetti della Halachá. Nel Brasile, come in Olanda, il controllo della congregazione fu assunto dal gruppo dei grandi commercianti. Una plutocrazia alleata alle autorità olandesi e ai dirigenti della Compagnia delle Indie Occidentali. Tuttavia, la comunità giudaico-portoghese del Brasile olandese amplificò l'esclusione sociale che già esistevano in Olanda in minore scala. In Brasile accettarono i neoconversi brasiliani nella comunità, ma li mantennero al margine degli incarichi direttivi. Le fonti della Tzur Israel comprovano che nessun neoconverso naturale dal Brasile ottenne una carica nel Consiglio in tutto il periodo. Il Mahamad fu l'istituzione esclusiva degli ebrei portoghesi provenienti dall'Olanda. Lo stesso vale per il corpo di funzionario della congregazione, che va dai portieri ai macellai, passando per il professore della yeshiva. I nuovi ebrei dall'Olanda si garantivano anche la precedenza nell'occupazione della sinagoga, sia nella vita ordinaria, sia nei giorni festivi. Nella galleria destinata alle donne, in caso la moglie di un nuovo ebreo dall'Olanda non trovasse posto per sedersi, qualche ebrea convertita in Brasile doveva sedergli il suo. Il Mahamad creò diversi ostacoli per il matrimonio fra i nuovi ebrei dall'Olanda con neoconversi brasiliani. Decretò in questo senso una norma che restringeva la conversione delle nuove donne cristiane all'ebraismo. Fu ancora più rigoroso con i neri e i mulatti figli di neoconversi, cosa comune in Brasile. Impedì la circoncisione di neri e mulatti. Gli atti della congregazione ebraica nel Brasile olandese registrano un tentativo sistematico di combattere il convivio fra gli ebrei portoghesi venuti dall'Olanda e i neoconversi del territorio locale.
ma anche con i vecchi cristiani e mecisci di tutti i tipi. I membri venuti dall'Olanda diffidavano dell'ebraismo che molti neoconversi volevano abbracciare. Sembravano spaventati dal multirazzialesimo tipico di una società coloniale nella quale, come religione, era predominante il cattolicesimo e come popolazione gli indigeni e i neri. Per illustrare quest'ultima idea, vi presento alcuni quadri dipinti da Franz Post e Albert Eckhout, pittori che fecero parte della missione di artisti naturalisti rimasti per anni in Brasile, finanziati dal governatore Maurício de Nassau Siegen. Eckhout, oltre ad essere un paesaggista, è stato una sorta di etnografo della società coloniale. Qua potete vedere il ritratto di un'africana bella, no? Qua il ballo dei Tapuias, alle arti degli olandesi. Qua un mulato, cioè figlio di un portoghese con un indigena. Qua la vista del Recife, città pluriculturale, con forte presenza nera. Il disagio degli ebrei nell'accettare le conversioni di neri e mulati ha a che fare senza dubbio con il liberismo di tutti loro, lo stesso su cui si basava l'esclusione degli ebrei ashkenazim, tedeschi o polacchi. Nel caso degli africani, però, dobbiamo considerare l'enorme coinvolgimento degli ebrei nel traffico degli schiavi. Per riassumere, la compagnia olandese deteneva il monopolio del traffico atlantico di schiavi, acquistando gli africani dai nuovi cristiani stabiliti in Guinea o in Angola. In Brasile vendevano gli schiavi soltanto con pagamento immediato in aste pubbliche. Ed erano gli ebrei portoghesi che li acquistavano in lotti commerciali per rivenderli con gli interessi nelle piantagioni di zucchero, in portoghese gli engenhos coloniali. La migliore illustrazione di questa dinamica è il dipinto del tedesco Zacharias Wagner, che visse nel Brasile olandese per 7 anni. Lui intitolò il dipinto, con ragione, Slavenmarkt, o Mercato degli Schiavi, come potete vedere nell'immagine. Vedere? Il quadro ci trasporta alla Jodenstraat di Recife, la via degli ebrei con i suoi palazzi geminati, alcuni con balconi. In uno di questi c'è una coppia, nell'altro solo un uomo. È pienissima di gente per una via del Brasile coloniale.
Un uomo a cavallo saluta un abitante alla porta di un negozio. Nel lato opposto, un cavallo senza cavalieri riposa sotto la custodia di un schiavo nero. Tutti sembrano negoziare schiavi. Si vede la presenza di lotti piccoli e grandi di schiavi, osservati da possibili clienti. Due lotti sono enormi, al punto che non siamo in grado di identificare il corpo di ogni individuo incluso nel lotto. L'immagine è di una macchia di colore nero in cui nemmeno percepiamo la testa di ognuno degli schiavi. I trafficanti sono uomini bianchi. Niente sembra distinguere gli ebrei degli olandesi o dei portoghesi cattolici che frequentano la via nei giorni delle aste. L'associazione stabilita da Wagner fra Jodenstraat e Slavenmarkt era coerente. Il vecchio mercato di schiavi a Recife si spostò alla Jodenstraat negli anni 40 del 600, appunto per il ruolo crescente degli ebrei in questo commercio. La comunità ebraica del Brasile olandese cominciò la sua disgregazione nel 1644, dopo che Nassau lasciò il governo. Proprio colui che aveva protetto i nuovi ebrei in tutte le dispute contro i cattolici o calvinisti. Metà di questi 5.000 ebrei circa tornarono ad Amsterdam nel 1644 e molti fra di loro emigrarono verso altre terre di libertà in Europa, compresa l'Italia, come la ricerca di Victor Tiribas ci dimostrerà. Nel 1645, con l'inizio della guerra lusso-brasiliana contro gli olandesi, la fuga si ingigantì. Nel 1654, l'anno della resa degli olandesi, restavano ancora in Brasile appena 600 ebrei portoghesi. Quanto ai nuovi cristiani che avevano aderito all'ebraismo, la gran parte tornò al cattolicesimo sin dal 1645 per paura delle conseguenze della loro apostasia durante l'occupazione olandese. Erano ebrei nuovissimi, confermarono in un certo senso il sospetto degli ebrei nuovi dall'Olanda riguardo alla presunta sincerità delle loro conversioni. Adesso mi avvio alla conclusione. Un breve commento del rapporto fra storia e memoria nel tema della nostra conferenza. Con la resa degli olandesi, la sinagoga di Recife fu presa dai rivoltosi e trasformata in stalla per le truppe luso-brasiliane. La via fu subito ribattezzata come Via della Croce. Nell'Ottocento passò ad essere chiamata
via del buon Gesù. Trionfo del cattolicesimo sull'ebraismo sefardita. Nell'inizio del Novecento, al posto della sinagoga, c'erano una banca e alcuni uffici. Niente di più. La sinagoga era stata sotterrata. Fu a partire dagli anni 60 del Novecento che, grazie allo sforzo di storici e archeologi, si riuscì a riscattare e restaurare quella che fu la prima sinagoga delle Americhe, sinagoga degli ebrei portoghesi venuti da Amsterdam, diaspora della diaspora. Nel 2001 il palazzo fu aperto al pubblico come museo, recuperando il suo nome originale in ebraico, Kahal Kadosh Tzur Israel, Sacra Congregazione di Recife di Israele. Grazie mille. Presentazione e dimostrazione di, non lo so, mi ispira. Io sono un po' senza parole, perché devo dire, Ronaldo mi ha insegnato tantissime cose durante il mio corso ordinario e me lo ricordo che la prima volta che ho scritto a Ginsburg, a Carlo Ginsburg, dicendo che volevo studiare qua, lui mi ha detto sì, mi farebbe molto, molto piacere riceverla qua, lei potrebbe provare a venire. E da lì in poi ho cominciato a studiare italiano, ho imparato italiano per venire in questa scuola, ho imparato una lingua per parlare con voi, poter parlare con voi, scrivere nella vostra lingua e Ronaldo ha fatto più di me in meno tempo, cioè ha imparato una lingua, ha letto, ha preparato la presentazione e io mi ispiro davvero, sei un grande maestro nel mio percorso intellettuale. Però dopo questa parte più emozionata, diciamo, possiamo aprire per le domande, non so, io avrei qualche domanda, però se volete posso cominciare. Ok. Sì, qua posso fare con questo? Questo qua va bene per me. Sì, se comincio io. Ah, sì, per dopo sì. Sì, un attimo che ce l'abbiamo sempre qua. È una cosa che secondo me è molto molto interessante nel libro di Ronaldo e nella sua presentazione è come l'ebraismo cambia di fronte a una società coloniale, cioè come gli ebrei affrontano per la prima volta una società multiculturale, multietnica, con nuovi ebrei, con nuovi cristiani che hanno figli mulatti o figli, diciamo, meticci, che vogliono far parte dell'ebraismo. Come affrontare questa cosa? E da un'altra parte è molto interessante quando Ronaldo ci ha parlato delle differenze fra le sinagoghe, fra Moisés, Rafael Aguilar e Isaac Aboab da Fonseca. Come, diciamo, i dibattiti sull'immortalità dell'anima negli anni 30 ad Amsterdam poi hanno un riflesso e un impatto nell'atteggiamento con la società coloniale. Perché sappiamo che
che Aboab, come un cabalista, diciamo, era molto preoccupato con la questione della trasmigrazione dell'alma, con la salvezza dell'anima, eccetera, e Aguilar era più ortodosso. È molto interessante, cioè, cercare di capire qual è l'approccio diverso una volta che sono qua, ad esempio, perché se possiamo parlare di catechismo ebraico, dal punto di vista, diciamo, teologico potrebbe essere un po' eterodosso, però è anche molto interessante cercare di capire come questi ebrei, come ad esempio Aboab e altri, cercarono di convincere i nuovi cristiani a convertirsi all'ebraismo, perché non è un approccio, diciamo, molto comune nella religione ebraica, come, diciamo, l'elogio del martirio, eccetera, che la Miriam Bodhi ha spiegato questo fenomeno, diciamo, per la comunità ad Amsterdam. Però per la comunità in Brasile ce l'abbiamo anche questo fenomeno del coinvolgimento con il traffico di schiavi, le problematiche che il traffico di schiavi poteva portare anche a livello teologico, no? Perché sappiamo, ad esempio, che alcuni di questi schiavi erano circoncisati però dall'Africa, e all'inizio c'è stato anche un problema perché gli ebrei avevano il dubbio se queste persone appartenessero a una delle 10 tribù perduti o no, e quindi i rabbini di Amsterdam dicono no, perché le 10 tribù perduti non sono ad Angola, a Guinea, ma all'Etiopia, quindi possiamo partecipare al traffico di schiavi. Quindi una giustificazione teologica per un problema commerciale. E questo secondo me è un punto, anche ad esempio, per fare un esempio, una cosa che è molto nota in Brasile, che magari nella storia intellettuale, io penso ad Aaron Katchen quando parla della comunità ebraica ad Amsterdam, che ad esempio anche Menashe Ben Israel aveva un fratello in Brasile che era commerciante di schiavi, quindi, e anche molto probabilmente Menashe, anche Zacharias Wagner, che è, diciamo, il pitore su quella via degli ebrei, il commercio di schiavi, anche lui era un commerciante di schiavi, quindi sì, è un po' questa metamorfosi coloniale che secondo me il titolo riesce a riassumere me nell'idea. Poi domande? Ok. Permiso para hablar en español. Sí, en la sociedad colonial, los dirigentes de la comunidad se presentaron muy, muy más asustados con la posibilidad de que el proceso de reconstrucción de la comunidad se hubiera perdido. Entonces, en las actas del Mahamad y mismo en las reglas de Escamot, hay una serie de restricciones minúsculas sobre cómo se debían comportar a la puerta de la sinagoga, dentro de la sinagoga, en los días festivos. En suma, hay todo un esfuerzo vano, para erigir una barrera entre los judíos nuevos, aunque convertidos en Brasil, y la sociedad inclusiva, lo que contrariaba frontalmente la vocación de mezcla y de convivio cultural agigantado en la sociedad colonial entre grupos los más distintos, y mismo la miscigenación entre ellos. Entonces,
Es una situación desesperadora para el Mahamad. Ahí la profusión de leyes más rigurosas do que aquellas que eran practicadas en Holanda, por las diferencias entre las sociedades. En Brasil es una sociedad formalmente católica en su mayoría, pero multicultural, multireligiosa. Los judíos entrincherados en su calle. Y todo eso, más aún, contrariaba el sentido mercantil de la colonización, porque todos tenían negocios unos con los otros. Entonces era una situación tensa para los dirigentes. En el caso de las conversiones, no hay propiamente una catequesis judía, mas hay un proselitismo de que Isaac Aboab sembraba, ¿no? parecía ser el líder, pero no raro contestado por las autoridades del concilio, por su liberalidad, su generosidad. Isaac Aboab fundamentaba su posición afirmando que aquellos cristianos nuevos eran como todos hijos de Abraham. Era como si fuesen judíos esenciales. Y Aguilar no era más formalista. Apuntaba y subrayaba más los desvíos idolátricos de ese grupo. Entonces, son dos posiciones polares. Sí, creo que las restricciones a los mulatos y a los negros que unos judíos querían bautizar, incluso en Holanda, tenía que ver con una cierta reserva y restricción general a otros pueblos. Y eso se verificaba aún en relación a los Askenazim, que eran destratados por los judíos sefarditas en Ámsterdam. Pero en Brasil todo eso se adensó también por los prejuicios inherentes a la esclavitud. Pienso que porque las declaraciones, en este caso son portugueses, tanto que judíos, endogámicos, cerrados, pero son portugueses también que calentaban los principios de pureza de sangre, ibéricos. Hay una, muchas veces se percibe una preeminencia clara del iberismo, de la identidad ibérica sobre la identidad judía, en el caso de la rejeición a los Askenazim, por ejemplo, esto es clarísimo. Preferían casar una hija con un cristiano nuevo, desde que se bautizase, se circuncidase, etc., do que con alemán, por ejemplo, que siempre fuera judío, no tenía pasado por esos procesos de conversión forzada, no conocía nada de catolicismo, no tenía la mínima duda sobre cuál ley debería seguir para salvarse. Ya estaba elegido por ser judío.
Non so se contesto. Io ti volevo chiedere, sempre sulla questione dei matrimoni misti, perché è una cosa che mi ha molto colpito, no? È un passaggio evidente rispetto alla penisola iberica, in cui i matrimoni misti invece erano scarsissimi, molto, molto meno frequenti, soprattutto tra nuovi cristiani e vecchi cristiani. Invece la situazione che tu ci hai prospettato anche prima dell'arrivo degli olandesi sembra una trasformazione rilevante, no? Cioè il matrimonio misto anche tra vecchio cristiano e nuovo cristiano in Brasile sembra molto più frequente di quanto non fosse in Portogallo e in Spagna. E lo stesso sembra avvenire dopo, cioè una società comunque aperta, no? Che tende che usa molto più di quanto non avvenisse in Europa i matrimoni misti. In questo senso, il comportamento delle due congregazioni, delle due sinagoghe, è diverso? Tu hai parlato di restrizioni, però poi ci hai fatto intuire che la posizione di Aboab era più aperta. E come tutto questo diciamo si riflette poi nella comunità di Amsterdam? Cioè queste aperture, diciamo, coloniali si riflettono poi in qualche modo in Europa, e in che modo? E lo stesso mi interessava per il problema della schiavitù. Siamo abituati a pensare al problema della schiavitù legato a una riflessione teologica cristiana, e mi interessava invece capire qual era il circuito della riflessione ebraica. Eccellente problema che si mi colloca. Los matrimonios mixtos siempre fueron más frecuentes en Brasil, sobre todo en el siglo XVI y hasta mitad del siglo XVII. La documentación inquisitorial incluso indica eso, cuando se identifican los testigos, las personas que se confesan o delatan. Esto tiene que ver con la composición de la inmigración portuguesa, que es pequeña, pero con pocas mujeres blancas y los hidalgotes deseosos de casarse con las pocas que había, y aún obtener un dote. Entonces hay casos muy interesantes de familias en las cuales todas las hijas se casan con cristianos viejos, en Bahía, por ejemplo, que pasan a frecuentar incluso las criptosinagogas, en el caso específico una criptosinagoga en el recóncavo baiano, el ingenio de Matoim. Entonces eso es una tendencia, incluso porque en Brasil de los primeros siglos, sobre todo en las primeras décadas, lo más importante es agregar para ocupar la tierra, defenderse contra los piratas, defenderse contra los indios. Eso pesa muchísimo más do que la origen religiosa o los tritos particulares que uno u otro haga en su casa, ¿no? Hay fuerzas
agregativas de coesão que superam as forças de desgregação. Pero con el adensamiento, ya estoy cambiando la lengua, ¿no? De la colonización, la estructuración de la Inquisición, las visitaciones, la habilitación de familiares del Santo Oficio, y sobre todo la institucionalización de los estatutos de limpieza de sangre, entonces las uniones son menos frecuentes. En el siglo XVIII, por ejemplo, la ciudad de Río de Janeiro, que era una de las más llenas de población conversa, la inmensa mayoría de las familias eran endogámicas, no había más tanto esa. Entonces hay una variación de acuerdo con los ritmos de la colonización y aún de los ritmos de las discriminaciones y persecuciones. Es muy interesante eso. En el caso de Pernambuco, siglo XVII, Moisés Aguilar, sus apoyantes desearon ser una sinagoga en la isla de Antonio Vaz bajo pretexto de que el sábado no podrían atravesar el río porque no podían pagar en dinero ni nada. En el fondo la intención era erigir una sinagoga que estuviera completamente lejos de esas mixturas, mezclas, contactos, una sinagoga reservada para los judíos nuevos de Holanda. En la isla, quizás. La Talmud Torah de Ámsterdam, cuando hubo un conflicto entre las dos congregaciones, porque la Tzur Israel deseaba agregar la congregación rival en la misma ley estatutaria, la Talmud Torah apoyó la unificación, apoyó la Tzur Israel, apoyó en tesis la orientación prosélita de Isaac Aboab. Pero en ese caso hubo también aspectos políticos, porque hubo algunos que apelaron a las autoridades holandesas para dirimir las cizañas. Esto era terminantemente prohibido en las reglas de la Talmud Torah y de las comunidades, como sabe, sefarditas, las cuestiones internas deberían ser resolvidas en fuero interno. Entonces hay cuestiones políticas, institucionales interesantes. Lo más sorprendente es que este conflicto ocurrió entre 1648 y el año siguiente, que fueron años de batallas cruciales en las guerras luso-pernambucanas o luso-holandesas, con dos derrotas terribles de los holandeses, que pronunciaban para en algunos años una rendición. Entonces, que resultaría como resultó en la fin de la comunidad judía portuguesa allí. Y los judíos peleando sobre diversas cuestiones
en cuanto mientras los cañones bombardeaban el Recife, hacían un cerco. Es muy interesante como las dinámicas culturales de Italia, religiosas, muchas veces atropellan situaciones tan cruciales como esas. Pero la Tumultuará siempre me pareció muy atenta a todo eso. Y desde luego, cuando los luso-brasileños se levantaron contra los holandeses, la Tumultuará postuló y logró éxito junto a los estados generales de Holanda una protección política asumida de los judíos que estaban en Brasil, para en caso de derrota los judíos serían tratados con los mismos derechos que los holandeses súbditos de la Casa de Orange. Y de hecho eso ocurrió con algunas dificultades aquí y allí, pero ocurrió. E incluso el comandante Francisco Barreto de Menezes, que utilizou la sinagoga de Recife para un estábulo, aceptou e cumpriu perfectamente lo que había acordado con el Consejo Político de Recife holandés. Los judíos salieron junto con los holandeses con lo que pudieron llevar consigo. Sí, 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 professor. Grazie per questa lezione molto interessante. Io farei una domanda di cui mi rendo conto, diciamo, l'elementarità al limite di quelle che sono consentite al primo anno di università. Avete parlato di catechismo ebraico, un'espressione, come dire, provocatoria, ma uno si chiede che cosa è l'ebraismo di Cristianos Nuevos che passano attraverso Amsterdam e poi arrivano a Pernambuco. Diciamo, in che cosa consiste, vero, l'invenzione, la rinnovata invenzione dell'ebraismo? È una religione appassionante proprio perché, come dire, sopravvive attraverso i millenni, attraverso continue fratture, attraverso continui compromessi con le religioni dominanti, quella cristiana specialmente, e ogni volta viene inventata in qualche modo, no? Mi veniva in mente un caso italiano singolarissimo che è stato segnalato da Arnaldo Momigliano, la nascita di una sinagoga ebraica in un paese calabrese, mi pare, negli anni 30 del secolo scorso. C'è una Bibbia e intorno a questa nasce una, diciamo, conversione all'ebraismo della popolazione italiana locale, che poi chiederà, diciamo, cercherà di avere contatti con altri ebrei, ma è proprio un'invenzione, cioè, come dire, è un desiderio quasi di diventare ebrei. Allora, e poi, diciamo, ci sono le tante forme di sopravvivenza dei cristiani e dei criptoebrei anche nelle minoranze italiane nascoste, che emergono dai dati dell'Inquisizione, insomma, il padre che informa il figlio soltanto sul punto di morte, eccetera. Ecco, ma che cosa era? Come si manifestava? Quali erano i tratti fondamentali per identificarsi come ebreo a Pernambuco? Magnífica pergunta, difícil, dificilíssima, não? Dificilíssima. É,
se hai un caso come esse in Italia, in Olanda, in Brasile, entonces la situazione è más frammentata. Los judíos nuevos que venían de Holanda agían delante de los cristianos nuevos según lo que habían sufrido cuando se pasaron a Ámsterdam. Admitían la frecuencia a la sinagoga, pero en el caso de los hombres que serían transformados en jefes de familias, yehidim, habría que hacer la circuncisión. El aspecto de la circuncisión es un aspecto que impactó mucho a las familias. Los padres que querían adherir, la mujer que no quería que sus hijos... Entonces era un rito de pasaje tradicional que continuaba a valer con mucho rigor en esta comunidad que intentaba se descubrir judía. Pero en muchos puntos se percibe la fragilidad de esta construcción identitaria. Me sorprendió mucho encontrar, no muchos casos, uno o dos, de jóvenes que tenían crecido en Ámsterdam, llegaron muchos niños a Ámsterdam, entonces habían crecido en el judaísmo y una vez, con 20 años o cosas así, en Recife, escucharon padres católicos que se empeñaban en traerlos para el catolicismo y se convirtieron al catolicismo. Se convirtieron al catolicismo. Y se presentaron más tarde a la Inquisición forneciendo listas bastante vastas de los cristianos nuevos que habían apostasiado, se tornaron colaboradores entusiasmados. Hay muchas cuestiones personales que explican ese escape, pero es extraordinario en este caso, porque eran personas que no conocían el catolicismo, excepto por la memoria dada de los padres, que se decían judíos, pero lo eran más o menos. Muchas veces eran más católicos que judíos. Hay casos muy interesantes estudiados por Isabel Drummond Braga, que estudió un grupo muy interesante de procesos de reducción al catolicismo. Son casos de hijos de judíos nuevos, son por lo tanto judíos nuevos, naturales de Ámsterdam, que en ciertos casos, en ciertas situaciones de tensión familiar, problemas de herencia, problemas afectivos, etc., para magoar los padres, para hacerlos sufrir, abandono Holanda, se transferen a Portugal y postulan la reducción al catolicismo. Nada podría entristecer más una familia de judíos nuevos después de tantas tribulaciones, ver un hijo abandonar todo y abrazar la idolatría, entre comillas. Y también la imagen que la comunidad pasaba a tener de esta familia que no se mantenía fuerte.
Entonces es interesantísimo, hay problemas de fragmentación identitaria de variado tipo. Entre los que tenían sido católicos y formados en el catolicismo, y sorprendentemente entre los que no tenían una experiencia católica en Holanda, pero en contacto con una sociedad mayoritariamente católica, donde esos asuntos eran muy discutidos y había padres muy empeñados en reconvertir los judíos. Fray Manuel Calado fue un héroe de la... un bastión del catolicismo en el Brasil holandés. Entonces, magnífico. No, porque sería interesante anche fare, cioè, secondo me, uno studio più verticale su quelli che scelsero dopo la sconfitta dell'olandese di rimanere in Brasile e poi riconvertirsi all'ebraismo, al cattolicesimo. Secondo me sarebbe una tesi interessante, e anche un altro, è soltanto un'intuizione che ho, però, perché esiste un libro di un Franz Leonard Schalweik. Ah, Schalweik. Su diciamo, l'occupazione, la conquista olandese in Brasile, e come nel primo momento della conquista gli olandesi non riuscivano, diciamo, a capire più o meno come funzionasse la guerra, la strategia della guerra in un territorio diverso, eccetera, e come gli olandesi si sono ispirati anche al tipo di missionazione cattolica per cercare un approccio più vicino all'indigene Tapuie, che non erano alleate dai portoghesi. E lì c'è proprio un punto di svolta nella guerra. E secondo me, magari, diciamo, la comunità ebraica ha anche qualche influenza, cioè sia il calvinisti che la comunità ebraica di questa società, diciamo, cattolica portoghese. È solo una intuizione, però magari potrebbe aiutarci a chiarire un po', diciamo, l'approccio degli ebrei verso la società dei nuovi cristiani. Domanda, non so. Dunque, alcuni esiti della diaspora sefardita in Olanda, ereticali, radicali, sono molto famosi. Uriel de Acosta, Baruch Spinoza. Io ho sempre visto in questo un qualche elemento di continuità fra un criptoebraismo iberico, che è una vicenda religiosa strettamente personale, privata, affidata alla memoria individuale, alla speranza individuale, alle intenzioni individuali, e questa ulteriore fase in cui la ricerca dell'ebraismo si trasforma in ricerca sull'ebraismo e i suoi corollari. Mi chiedevo se in Brasile esistono tendenze, diciamo, filosofeggianti di questo tipo, esistono atteggiamenti ereticali o denunciati come tali dal rabbinato. Poi, argomento che non c'entra niente, domanda molto più piccola: l'esclusione di negri e meticci è motivata in qualche documento delle autorità ebraiche, in cui se ne spiegano le ragioni, le fonti? Grazie. Uma formulação sim. filosófica, uma formulação mais consistente sim, entre sim. Os judeus. O Isaac Castro. Sim. Há um caso, sim. De uma maneira general, a comunidade de los judíos portugueses de Brasil é mais modesta, menos complexa, desde o ponto de vista demográfico, constitucional e tudo.
que la holandesa. Entonces no, no hay, de manera general, polémicas, discusiones, mismo filosóficas, como ocurrió en el caso de Uriel da Costa, Baruch Spinoza. Pero hay un caso muy interesante de un joven judío nacido en Francia, en la ruta de fuga de la familia, que pasa por Holanda, va a Brasil, y era una persona muy preparada, según los propios inquisidores que lo examinaron más tarde. Estudió con los jesuitas, sí, en Francia, ¿no? En Francia. Era una persona especialmente brillante. Y Miriam Bodian recientemente hizo un artículo con otra historiadora que me olvido ahora sobre los aspectos propiamente teológicos en las ideas de Isaac de Castro, que sin embargo no produjo ninguna obra. Es una figura muy interesante porque si examina el proceso de Isaac de Castro, sí se percibe su talento, su preparo intelectual, etc. Combate los inquisidores, los cualificadores del Santo Oficio, etc., etc., etc. Pero fue un caso muy rumoroso porque en cierto paso del proceso Isaac se recusó completamente a cualquier reducción al catolicismo, a cualquier confesión, lo que sea, y fue condenado a la hoguera e incluso fue quemado vivo. Esto tuvo un impacto enorme, incluso en las relaciones diplomáticas del Portugal restaurado con la Holanda. La comunidad judía en Holanda publicó innumerables panfletos hablando del martirio de Isaac de Castro, de su sabiduría, de su santidad, utilizando incluso un vocabulario que no es propiamente judío. ¿Qué santo es ese? Demostrando sus oscilaciones conceptuales, digámoslo. Entonces, sí, a este caso hay una biografía importante, hay estudios, incluso recientes, como he dicho, sobre los aspectos teológicos del pensamiento de Isaac de Castro. Pero yo personalmente tengo una visión un tanto escéptica sobre todo este caso, que no viene al caso tratar. Pero sí, hay documentos exactas del tribunal de la congregación Tzur Israel, cuyos originales están en Etzhaim, en Amsterdam, fueron publicadas, y en ella hay innumerables hechos que indican ese prejuicio en relación a varios grupos. Y mismo Isaac Aboab, que era tan liberal, digámoslo, en relación a los cristianos nuevos de la tierra, era menos liberal, a veces rigoroso en face de la conversión de los mulatos y los mestizos. Pienso que ahí hay una determinación de la estructura social esclavista y colonial. Pienso que es posible pensar también fuera del dominio propiamente religioso, de la tradición,
perché come se come professor Prosperi hai una vera invenzione o reinvenzione, è un processo che alcuni antropologi oggi qualificano di etnogenesi, né? Attraverso di una investigazione che combina una tradizione scritta e una memoria etata, si redescubre. È più o meno questo il cammino che questa seconda generazione di cristiani nuovi nella diaspora europea intenta alcanzare, más che los judíos viejos, digámoslo, che migrarono nel siglo XV o XVI para Italia o para l'Impero Ottomano, per esempio. Io recentemente ho riperito un documento, soltanto una cosa, molto veloce, sulla proibizione nelle yeshiva, cioè chi potevano essere gli studenti della yeshiva ad Amsterdam. E loro dicono alla fine non possono tedeschi, polacchi, italiani e mulatti. Quindi, cioè, dà un po' la direzione, non spiegano perché, però dà un po' la direzione che il senso della proibizione magari abbia a che fare con questo loro iberismo. Non so, secondo me è una interpretazione possibile, però è vero che non abbiamo ancora una spiegazione a livello teologico e anche documentale per diciamo, scrivere in maniera approfondita su questo, però comunque... Ho incontrato un caso in Olanda che a questa lista aggregavano i judíos berberis, che erano i judíos del Marocco, Marruecos. Stavano pure lì. Sì. Magari riprendiamo anche questa discussione interessantissima, questi punti durante la tavola rotonda, e adesso c'è una pausa caffè di una e ci vediamo qui tra una ventina di minuti. Il caffè è proprio qui di fronte. Okay. Grazie. 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 Allora, prima della tavola rotonda, gli organizzatori hanno previsto un intervento della professoressa Laura D'Amelio Suosa, che ci parlerà della storiografia brasiliana oggi, della scrittura di storia in Brasile. Un tema molto interessante. Prego. Grazie. Ancora una volta. E vado, passo direttamente al testo sulla storia scritta nel Brasile di oggi. Fino agli anni 40 circa, i libri di storia che hanno lasciato il segno nel nostro paese erano stati scritti da non addetti ai lavori, diplomatici come Francisco Adolfo di Varnhagen, che ha fatto una storia generale del Brasile, 1854-57, Manuel de Oliveira Lima, che un altro diplomatico che ha scritto Don João VI no Brasil, 1908, ma anche una storia dipendente una storia scritta dai dipendenti statali della Biblioteca Nazionale e insegnanti della scuola pubblica Pedro II, come il caso di João Capistrano de Abreu, che ha scritto i capitoli di storia coloniale pubblicato nel 1907. Sérgio Buarque de Holanda,
che ha scritto Raíces do Brasil, Radici del Brasile, nel 1936, uno dei più grandi di tutti i tempi, aveva studiato giurisprudenza, benché tra il 1936 e il 1939 avesse lavorato come professore di storia all'Università del Distretto Federale a Rio de Janeiro. Ciò nonostante, prima di entrare all'Università di San Paolo, dove Buarque de Holanda ottenne la cattedra in storia della civilizzazione brasiliana con l'opera Visione del Paradiso, pubblicata in 1958, questo storico diventò noto come critico letterario e diresse il Museo Paulista, o Museo do Ipiranga, uno dei musei dell'Università di São Paulo, dove rimase in stretto contatto con l'etnografia, la geografia e l'antropologia. Prado Júnior, Caio Prado Júnior, anche lui un altro storico importante del secolo XX, anche lui era laureato in giurisprudenza quando lanciò Evoluzione politica del Brasile nel 1933, nonostante il suo libro principale, Formazione do Brasil Contemporâneo, Formazione del Brasile Contemporâneo, pubblicato nel 1942, raggiunse il pubblico solo quando l'autore aveva già frequentato i corsi di storia e geografia nella nuova e giovanissima Università di San Paolo, creata nel 1934. L'apertura dei corsi di storia in diverse università brasiliane portò alla disciplina un impulso mai visto fino ad allora. Diversamente da quello che era avvenuto nell'America spagnola, la corona portoghese non aveva permesso l'esistenza di corsi universitari nei suoi territori americani. Le università brasiliane, infatti, furono create durante il XX secolo e i corsi di storia e i programmi di post-laurea presero forza a partire dagli anni Sessanta. A partire da quel momento si consolidò e acquistò densità una storiografia più legata ai parametri universitari. Oggi ci sono corsi di storia in decine di università brasiliane, degne di note le pubbliche, federali o statali, e alcune private di grande qualità come le PUC, Pontificia Università Cattolica. Le tesi di master e dottorato scritte in queste università dagli anni 90 ad oggi si possono consultare online secondo le norme stabilite dalla CAPES, una fondazione di sostegno alla ricerca e di regolazione dei corsi di universitari in Brasile. I congressi dell'Associazione Nazionale dei Professori Universitari di Storia riuniscono ogni due anni tra i 4 e i 6 mila partecipanti per una settimana, con un'affluenza considerevole di ricercatori stranieri. Il panorama della ricerca in questo settore si è dimostrato molto promettente per due anni, con l'appoggio delle agenzie di promozione alla ricerca, tanto nazionali, soprattutto CAPES, e il SENPQ, quanto statali come le FAP, le Fondazioni di Appoggio alla Ricerca, che nacquero dopo la creazione negli anni 60 della prima tra queste fondazioni, quella dello Stato di San Paolo. Se approssimativamente fino alla metà del XX secolo i testi di storia erano caratterizzati da un grande sforzo di sintesi e di interpretazione del Brasile, gli studi universitari si fecero più monografici e demarcati. Passato il primato della prospettiva economica presente nei lavori di professionisti come Prado Júnior, Celso Furtado,
Fernando Novaes, Alice Canabrava e altri, la storia economica, sociale e culturale guadagnò forza a partire dagli anni Ottanta sia per l'influenza della storiografia francese degli Annales, sia per quella della microstoria italiana e ancora quella del marxismo eterodosso dei britannici. Seguono gli studi sulla sessualità, sulle eresie, sulla moralità, sulla religiosità popolare, sulla base dei documenti dell'Inquisizione portoghese. Venne messa in evidenza l'analisi della famiglia brasiliana, piuttosto influenzata dalla demografia rivelatrice della situazione molto diversa da quella consacrata dai classici come Casa Grande Senzala, di Gilberto Freire, pubblicato nel 1933. Inoltre si riconsiderò la tematica della schiavitù, conferendole una complessità notevole. In questa prospettiva vennero rimarcate diverse aree di studio. Nella prima, quella della mentalità, spiccano i lavori innovatori di Anita Novinsky sui nuovi cristiani e dello stesso argomento, ma approfondendo le moralità coloniali, quelli di Ronaldo Weinfuss. Nel secondo, quelli di demografia, quelli di Maria Luisa Marcilio e altri studiosi demografici che portarono alla luce assetti familiari diversi, nelle quali frequentemente le unioni tra le coppie non si basavano sul matrimonio, ma piuttosto sulla figura delle donne che erano a capo dei fuochi, dei foyer, ovvero dei focolari. La terza area di interesse presenta la schiavitù, gli studi di João José Reis, Silvia Lara, Sidney Chalubi, Leila Augranti e molti altri, tanto che sarebbe impossibile nominarli tutti. La storia della schiavitù oggi fatta in Brasile è riconosciuta una delle più forti del mondo insieme a quella nordamericana. Negli ultimi decenni c'è stato un certo cambiamento di direzione, si sono intensificati gli studi sugli aspetti dell'amministrazione dell'impero portoghese, molte volte con lo sforzo congiunto di storici brasiliani e lusitani. La questione del governo locale e delle sue relazioni con l'impero ha dato origine a una serie di lavori specifici e ben documentati, e affinché questo avvenisse è stato decisivo il ruolo svolto dal progetto Riscatto, che con l'appoggio del governo ha classificato e digitalizzato, grazie a un'equipe di maggioranza brasiliana ma con aiuto portoghese, un'importante documentazione di natura diversa da quella amministrativa, depositata negli archivi portoghesi e in altri archivi europei. Ma è necessario parlare un po' di più della storiografia della schiavitù. Ricerche notevoli sono state realizzate sul traffico, dando enfasi alle relazioni tra la costa occidentale africana e il Brasile, come lo studio pionieristico di Luiz Felipe de Alencastro, ma anche quelli di Manolo Florentino e una nuova generazione di studiosi altamente specializzati. La contribuzione della ricerca brasiliana al site Voyages, the Transatlantic Slave Trade Database, c'è un site con questo titolo, slavevoyages.org, è stata importante e decisiva, è un site internazionale fatto nell'Università di Emory, e non per caso questa importanza. I portoghesi, i luso-brasiliani e i brasiliani sono stati i maggior trafficanti di schiavi africani della storia. La storiografia brasiliana della schiavitù è anche una storiografia militante e si è impegnata per perfezionare la conoscenza e la comprensione di questo aspetto terribile della nostra storia.
Negli ultimi anni è cresciuto molto anche lo studio del periodo finale della schiavitù brasiliana, con lavori significativi sulla famiglia schiava, la memoria orale, le festività popolari, le varie facce dell'abolizionismo, dalle rivolte degli schiavi al riconoscimento internazionale del movimento, argomento trattato da Angela Alonso in un'opera premiata l'anno scorso. Essendo specializzata in storia moderna del Brasile e avendo meno familiarità con la storia contemporanea, mi sono concentrata finora sul periodo coloniale, quando il Brasile era integrante all'impero portoghese. Ma è necessario evidenziare l'importanza e la rivalutazione dei tagli cronologici della storia brasiliana. 1889, la Repubblica viene letta come colpo militare alla quale il popolo assistì bestializzato, secondo un'espressione coeva di Aristide Lobo, che è servita come titolo ad un importante libro scritto da José Murilo de Carvalho, uno storico brasiliano. La Repubblica Vecchia è stata analizzata minuziosamente da Renato Lessa dal punto di vista del pensiero politico originale del presidente Campos Sales, vera invenzione repubblicana. La rivoluzione del 1930 è stata rivalutata e gli è stata negata addirittura questa classificazione, risaltandone l'impossibilità del protagonismo popolare, prospettiva esemplificata dai lavori, per esempio, di Edgar De Deca. I governi di Getúlio Vargas sono stati riconsiderati concentrando l'analisi sul sistema di lavoro, come è stato realizzato da Angela de Castro Gomes, nel suo populismo peculiare che, per essere definito meglio, è stato confrontato nei lavori come quelli di Maria Elena Capelato con altri del continente, come ad esempio con quello di Juan Perón, e ricercando una certa oggettività che denota l'impegno degli intellettuali contro la dittatura getulista, la quale non sempre è stata possibile prima. Si veda, per esempio, lo studio di Elena Bomeni sui tempi di Gustavo Capanema, uno dei ministri del dittatore e dopo presidente Getúlio Vargas. In realtà il periodo repubblicano è stato l'altra grande perla della storiografia brasiliana più recente e gli anni a partire del 1970 fino al 1990 sono stati ricchi di studi sul mondo operaio e le classi popolari di questo periodo, sottolineando gli aspetti politici, ideologici, ma anche culturali, come viene attestato dai bei lavori di Nicolau Shevchenko. Infine, negli ultimi anni, numerosi studi hanno cercato di capire meglio il colpo militare del 1964 e il ruolo che svolse come spartiacque della storia del Brasile. La grande lacuna che inizia ad essere riempita è quella della storia indigena. Manuela Carneiro da Cunha, antropologa di formazione, e John Manuel Monteiro hanno dedicato una parte considerevole della loro energia intellettuale a sopperire a tale mancanza. Oggi, da nord a sud, si sono moltiplicati gli studi sugli indio brasiliani, sulle loro credenze, le relazioni stabilite dentro i villaggi coloniali, le terribili guerre di sterminio mosse dai coloni, ma anche dagli stessi indio, la religiosità, le posizioni di comando e le relazioni con gli amministratori. Sono innumerevoli gli specialisti impegnati in questo campo e molte università di stati che contano ancora con una popolazione indigena considerevole, come quella dell'Amazzonia e quelle del Brasile centrale, hanno progetti consistenti di ricerca regionale in questo ambito. La storiografia brasiliana è cresciuta, si è consolidata e ha guadagnato spazio nelle ultime tre generazioni e ne è ampiamente e internazionalmente riconosciuta la qualità.
Gli storici brasiliani insegnano oggi in alcune delle più importanti università del mondo. Il Brasile non può ignorare l'enorme sforzo fatto finora, sia dando continuità ai finanziamenti per la ricerca storica, sia sviluppando linee di traduzione e divulgazione dei lavori di qualità prodotti in Brasile. E finisco questo dicendo che purtroppo viviamo in questo momento un periodo molto difficile in quello che riguarda tutti gli sforzi fatti nelle ultime tre generazioni. Grazie. Tocca a me, come dire, dare la parola ai membri della tavola rotonda per intervenire. È ovvio che su tematiche così vaste come quelle che abbiamo affrontato sia ieri che oggi nelle relazioni di Laura De Meio e di Ronaldo Vanfas, è chiaro che come dire, gli interventi della tavola rotonda devono cercare di tenere, come dire, un profilo generale, e credo che il tema che oggi, ora, Laura ci ha proposto sia uno stimolo. Io voglio proporlo alla tavola rotonda come uno stimolo, sarebbe quello del modo con cui queste storiografie, la storiografia brasiliana, la storiografia italiana, possono in qualche maniera, europea in generale, possono in qualche maniera dialogare, vero? Allora io vorrei proporre questo tema e proviamo a sentire la tavola rotonda come lo affrontano. Cioè, la questione che qui è stata posta è la questione del fatto che c'è poi all'interno della storiografia brasiliana, no, due mondi abbastanza distinti. Anche in Italia c'è questo: età moderna, periodo coloniale; età contemporanea, periodo nazionale, no? Allora, il punto è: come facciamo a dialogare questi mondi separati? Come possiamo porre, e questo ci pone dei problemi, no? Questo ci pone dei problemi, perché fare dialogare questi mondi separati significa dare senso, no? Un senso che una volta era scontato ai tempi di una storiografia in quale c'erano dei quadri ideologici che tenevano questi nessi, no? Che tenevano questi nessi tra il presente e il passato. Una volta che questi quadri ideologici, il marxismo, sono venuti, è come se ci fosse il rischio di uno sfilacciamento, no? Di una separazione. E anche, se mi posso permettere così, una piccola provocazione, anche di un certo irenismo, no? Che talvolta si respira negli studi sull'età moderna. Un irenismo nel cui il problema del dominio, il problema del potere e il problema della... sono un po' messi ai margini, no? Messi ai margini. Quando invece in storia contemporanea questo non è possibile. Quindi, come dire, due anche modi diversi di. Io però dico che l'importanza del contributo che la storiografia sudamericana può dare, no? È enorme per l'Europa. E in che cosa oggi noi... Io farò solo un esempio e non sfrutto ulteriormente la mia posizione qui di presidente. Un solo esempio. Per quanto tempo noi abbiamo considerato le vicende dei paesi coloniali, dei paesi in via di sviluppo, dei paesi sudamericani, come dire, delle tappe di un processo già segnato, in cui avanti ci sapeva già che c'era la Germania, l'Inghilterra, e poi c'erano questi paesi che venivano, no? Questo cosa comporta? Un fraintendimento e un'incapacità di capire fenomeni importanti. Lei ha citato prima il peronismo, no? Allora, io credo che sia molto diverso se noi guardiamo il peronismo con gli occhi di chi, come Hobsbawm a suo tempo, no? Pensava che fosse una fase ritardata di uno sviluppo che sarebbe comunque dovuto approdare a degli esiti che già conoscevamo. Oppure invece li guardiamo da oggi, non soltanto dopo aver avuto l'esperienza in Italia di Berlusconi e negli Stati Uniti di Trump, ma già da prima, già ai tempi di altri governanti dell'Europa occidentale, che facevano vedere questa inclinatura in pratiche di governo, ma anche in modelli di interpretazione che insomma, per i quali allora forse noi dobbiamo tornare a guardare a questi fenomeni, per esempio il peronismo, no? Come qualcosa che ci mette in discussione, non qualcosa che appartiene a un mondo, come dire, in via di evoluzione, che tanto poi arriverà alla democrazia compiuta, alla democrazia, ma qualcosa che ci pone il problema di forme di governo e di forme di costruzione del consenso, molto, diciamo, che possono essere interpretate in modo molto nuovo e molto interessante per oggi, per noi. Ecco allora che l'esperienza diversa di paesi non assume più quello che un tempo era assunto, cioè come
un mondo in preparazione, no? Ma con un mondo di sfida che ci obbliga a pensare. E questa potrebbe essere la mia provocazione per voi. E quindi sentiamo comunque in generale Michele Olivari. E poi c'è Stefania Pastore. Io metterei i nostri ospiti alla fine, no? Poi Stefania Pastore. E Michele, vieni. E Stefania, vieni. E poi c'è Adriano Prosper, il professore emerito qui della Normale. E Massimo Stella. E poi darei naturalmente la parola a Laura De Meglio e a Ronaldo Anfas per, come dire, replicare. Magari vediamo se abbiamo tempo e facciamo un altro giro, Sì, no, chiamiamo tutti. Beh, sì, ma forse non, sì, possiamo. Vieni Ronaldo, allora sediti anche tu qua. Ronaldo e Victor. Ah, c'è Victor, sì, Victor, vieni. No. Victor ti ribassa, sì, qui. Sì. Vai Michele. Allora, penso che il dialogo fra storiografie diverse divenga solido e sperabilmente produttivo quando si ancora a tematiche concrete, che non vuol dire specifiche o locali, ma definibili. Ora io, più che prospettarvi ipotesi mie e meno che mai teorie e conclusioni, volevo cogliere questa occasione per riparlare di quello che abbiamo sentito ieri e oggi. Un tema che potrebbe essere propizio al confronto fra storiografie, di cui ieri ha accennato, è il millenarismo. Ha parlato di fermenti millenaristi nel Brasile dell'Ottocento, che io penso però siano stati preceduti da altri anche nei secoli precedenti. In particolare mi ha sempre interessato vedere se c'è stata una qualche trasmigrazione del sebastianismo portoghese di fine Cinquecento e al prezzo, per così dire, di quali metamorfosi, di quali adeguamenti alla realtà brasiliana. Anche nella prospettiva del filo conduttore del suo discorso di ieri, che era il centralismo. Io penso che un movimento di carattere provvidenzialista che invoca l'unus rex, unus pastor, possa fungere da supporto a una cultura politica unitaria, in qualche modo centralizzata, sia pure in termini teorici e culturali. Il provvidenzialismo, lo abbiamo visto, ha un'antica sua vocazione all'unità dei popoli, all'unità del gregge sotto il solo pastore. Mi interesserebbe sapere come in Brasile questi fermenti, questa cultura, ha incrociato la realtà locale. Naturalmente poi qui il dialogo con la storiografia italiana è particolarmente agevole. Basti pensare ai grandi nomi di Campanella, Savonarosa, molti altri. Questo è un primo elemento su cui io vorrei sentir tornare. Per quanto riguarda quello che abbiamo sentito stamattina, molto interessante. Non lo so, probabilmente anche qui si potrebbe, per esempio, puntualizzare la funzione dell'oralità, della trasmissione orale intrafamiliare dell'ebraismo e quale ruolo, quale spazio assume nella costruzione di questo ebraismo ritrovato, inventato, che dir si voglia. Ritengo che sia un argomento importante perché l'oralità, come sempre, agevola, facilita la varietà, l'improvvisazione, la variazione sul tema, l'arricchimento spontaneo di nozioni e tradizioni. E anche questo, direi, si presta a una comparazione, a un dialogo con la storiografia italiana abbastanza evidente. Grazie. Bene, allora adesso sentiamo Stefania Pastore. Sì, allora io accendo il microfono.
Ma anche tenendo conto insomma dei suggerimenti di Franco Benigno, io forse volevo riprendere alcuni spunti della relazione di Laura De Meglio e Sousa e di Ronaldo Weinfass. Il primo era la constatazione di Laura su storia globale e storia comparata. Io non sono una specialista dell'impero portoghese, ma ho lavorato sulla Spagna e sull'impero spagnolo. E la constatazione di Laura che insomma oggi tentiamo molto di proviamo a ripensare una storia anche locale, nazionale, in termini di storia globale, ma per chi studia gli imperi iberici pensare in una prospettiva globale è qualcosa di obbligato, diceva Laura, di assolutamente ovvio. E c'erano dei punti che mi hanno particolarmente persuasa. Non possiamo pensare il Portogallo e la storia portoghese senza la storia brasiliana, senza diciamo questo centro che diventa il centro economico dell'impero portoghese, diceva Laura, facendoci vedere quella cartina che rende immediatamente, no, anche le differenze tra l'impero spagnolo e l'impero portoghese, di un impero che costiero, appena accennato, quello che noi siamo abituati a pensare come un impero commerciale. Laura diceva che in Asia diventa un impero simbolico, mentre invece poco a poco, dal 500 in poi, si trasforma in Brasile come un impero effettivo, come il centro propulsore, il centro economico dell'impero portoghese. E diciamo come questa prospettiva, che non è tanto una prospettiva di storia globale, ma appunto una prospettiva di storia comparata in cui la comparazione rientra ogni volta, no? Mi aveva molto colpito come Laura ha ribaltato il paradigma di Spagna ripensandolo dal Brasile, e come questo esercizio ce l'ha riproposto poi molte volte su altri concetti importanti, quello di centro, quello di circolazione delle informazioni, eccetera, eccetera. Quindi diciamo questo, anche qui le idee che io potevo avere, gli stereotipi nel momento in cui pensiamo ai due imperi, l'impero spagnolo come un impero di terra e l'impero portoghese come invece un impero commerciale, visti dal Brasile, la nostra prospettiva si ribalta, e questa metamorfosi effettivamente forse anche diciamo con l'andare degli anni si ribalta, e anche l'impero portoghese diventa improvvisamente un impero di terra. Erano molto belle quelle citazioni che tu ci hai portato di questi alti funzionari dell'elite dell'amministrazione imperiale che ci dicevano qui la terra diventa un mare, facendoci vedere come in un certo senso l'espansione portoghese adesso andava verso la terra, e ribaltando tutti i nostri stereotipi che ci portano a guardare appunto solo all'impero spagnolo come un impero poi di terra e all'impero portoghese come un impero commerciale. E in questo senso penso che la comparazione, più che diciamo questa idea di storia connessa e storia globale, la comparazione anche con l'America spagnola e con quello che avviene nell'America spagnola sia un punto importante. Lo stesso credo che possa avvenire
ripensando a, alla relazione di Ronaldo Weinfass sulla storiografia, sulla diaspora sefardita. Di nuovo, siamo abituati a pensare alle mappe della diaspora sefardita come delle mappe, diciamo, sostanzialmente occidentali, mediterranee. Penso che appunto aggiungere questa che il periodo di Pernambuco e il periodo olandese ancora una volta possa spostare anche tutte le nostre, diciamo, tutte le nostre idee su quella che è stata la diaspora sefardita finora. In cui, diciamo, questo sforzo di comparazione, uno sforzo di comparazione che penso possa riportare moltissimo anche alla storia europea, che vuole ripensare e ripartire dalla storia europea, perché appunto questa comunità di Pernambuco è intanto la prima comunità ebraica in America. E Ronaldo ha usato un'immagine molto bella per, diciamo, per diversificare quelle che finora abbiamo pensato fossero le due principali diaspore sefardite, cioè quella, diciamo, la prima, quella degli spagnoli mediterranea, e la seconda, quella della Nassau portoghese, dal 600 in poi, verso nord, verso Amsterdam. E ci ha chiesto che cosa portavano con sé nella valigia gli ebrei sefarditi. I primi portavano un ebraismo abbastanza solido, i secondi portavano, non portavano assolutamente niente, e quella valigia la riempivano. E appunto che cosa riportano in Europa con la diaspora sefardita di ritorno gli olandesi, i portoghesi e gli ebrei ormai brasiliani che ritornano in Europa? Quali sono i numeri di questa diaspora di ritorno e qual è l'impatto culturale di questa diaspora di ritorno in Europa? Ci sono nuovi temi, come il tema della schiavitù si ritorna e si integra nella riflessione europea. Ci sono tentativi di allargamento dei confini, forse anche di proselitismo, che sembrano del tutto inediti a chi ha studiato l'ebraismo europeo, no? quasi paradossali. Ecco, appunto, penso che anche questo, che cosa riportano nella loro valigia i sefarditi di Pernambuco, e come ancora una volta lo spostarsi e la comparazione può cambiare la nostra prospettiva, che purtroppo rimane sempre molto spesso europea. Bene, grazie Stefania. La cosa è anche più complicata, perché, come ci ha mostrato Weinfass, qui non si tratta soltanto di persone che portano dei bagagli, ma di persone che si trasformano nel portare questi bagagli, diventano loro stessi bagagli in un certo senso, no? Diventano loro stessi qualcosa di diverso, di nuovo, no? Sentiamo Adriano Prosperi. Io ringrazio per le relazioni che abbiamo ascoltato, e anche per questo bilancio che Laura De Meglio ha fatto questa mattina sugli sviluppi istituzionali della cultura storiografica in Brasile. Veniva, insomma, come dire, la sua ricostruzione coincideva con la lunga vita che ho alle spalle nel ricordarmi quante cose sono cambiate nella storiografia che io ho percepito e che adesso appunto ho presente, insomma, nel senso che sono passati in 50 anni diciamo diversi tipi di organizzazione storiografica e anche di, diciamo, segmentazione della memoria, della storiografia come memoria del passato. Quando io ho cominciato i miei studi in questa città esisteva la storia medievale, non esisteva quasi la storia moderna e non esisteva affatto la storia contemporanea.
Basta pensare appunto a queste ripartizioni per capire che moltissimo è cambiato. Adesso la storiografia sull'età moderna sta lasciando un po' lo scenario dominante, ed è la storiografia dell'età contemporanea, e soprattutto è il problema della storia del mondo, appunto della storia globale o storia mondiale o storia delle connessioni storiche, che si avanza. Quindi è un rapidissimo mutare di orizzonti e nello stesso tempo anche un venire meno di quello che per molto tempo ha significato la storia moderna. L'abbiamo ereditata agli inizi miei, come la storia della civiltà europea, della cultura europea. C'era questa idea, che riassumeva in qualche modo la storia del mondo. Cioè, la storia del mondo è la cultura europea, il suo trionfo e la sua disseminazione, con una semplificazione terrificante del paesaggio, nel senso che, si aveva ancora davanti in qualche modo l'eredità di Ranke o della cultura ottocentesca, insomma. Semplificazione perché se tutto il resto del mondo doveva solo ereditare dalla cultura europea i suoi passi avanti, la sua storia stessa, non interessava più a nessuno che cosa fosse successo nel resto del mondo. Perché questa cosa è entrata in crisi? Vi dico delle cose banalissime che tutti voi conoscete. Io dico: ma c'è voluta la guerra mondiale, la distruzione dell'Europa, e a quel punto l'Europa ha dovuto prendere atto, la cultura storiografica europea ha dovuto prendere atto del fatto che c'era un mondo intero che avevamo in qualche modo cancellato. E questo è quello che ci sta davanti, questa accelerazione impressionante che il secolo XIX, che il secolo XX ha rappresentato, ci lascia davanti al problema di fare i conti con dei temi di ricerca, con dei problemi che sono mondiali. Poi ognuno sceglierà la coniugazione che preferisce o che gli sembra più adatta, ma naturalmente è uno sforzo che è ancora ai suoi inizi, si è già delle sintesi, ma in realtà il problema ci sta tutto davanti. E allora, questo è il raccursì che vi evoco perché lo abbiate presente, nel senso che il paesaggio che voi avete di fronte, penso ai giovani, nell'affrontare i vostri studi, è un paesaggio che ignora, che giustamente ignora questa premessa, queste strettoie, vero, questa prigionia di tipo che era l'equivalente a livello culturale del dominio dell'imperialismo sul resto del mondo, era un imperialismo concettuale, storiografico. E quello che abbiamo ascoltato in fondo in queste due relazioni molto ricche che hanno alle spalle delle ricerche, da un lato è una storia della formazione di una cultura illuministica dello Stato nell'amministrazione brasiliana, la svolta dal Settecento in avanti, e l'outillage mental di questa serie di amministratori, di viceré, eccetera, e dall'altro la versione brasiliana di un episodio che è tutto europeo, cioè l'espulsione degli ebrei dalla Spagna, che è manifestamente agli inizi della realtà dell'età moderna come dominio, vero, di una monarchia attraverso la religione e creando un nemico collettivo in modo da saldare quella che è l'appartenenza di un popolo diviso per culture, per lingue, eccetera, intorno al re. Quindi è veramente un episodio, chi lo ha accostato alla Shoah, come ha fatto Yerushalmi, o all'antisemitismo dell'età contemporanea, ha toccato un nervo sensibile perché ha ritrovato gli stessi elementi, vero? E quindi le vicende di queste identità frammentate che Ronaldo Weinfass ha analizzato magnificamente, questi giovani che vanno a lezione di catechismo fuori e poi tornano in famiglia e lì imparano l'ebraismo,
insomma, sono storie di persone, di vite, eccetera, che riassumono vero, certi caratteri della storia, li sperimentano, li vivono, e altri poi finiranno non solo sui roghi dell'Inquisizione, ma finiranno ad Auschwitz. Ecco, quindi una storia comune di cui ignoriamo la ricchezza e i confini, una storia davanti alle quali diciamo, ci si muove ormai senza più barriere preconcette di tipo diciamo, epocale, anche perché all'improvviso Medioevo, età moderna, età contemporanea appaiono come i segmenti di una storia unica, e semmai ci sfida il tentativo di conoscere che cosa c'è prima della storia, sia diciamo, proiettandosi vero, nei territori che una volta appartenevano all'archeologia o ai naturalisti, vero, sia cercando di fare l'operazione che ha tentato di fare per esempio Sergio Grisinski quando si è messo a inseguire le culture, diciamo, inseguire il passato, risalire il passato e scavare nelle culture delle popolazioni amerindie, come dire, è una gara dura, ma insomma è in qualche modo una delle tante tracce di questo senso di sfida verso qualcosa che non conosciamo e che ci preme conoscere, perché il mondo che si è unito così malamente, ma che comunque si è unito, ci chiede di prenderne in carico l'intera storia, senza più, come dire, diciamo, livelli nobili o livelli ignobili. Ecco. Quindi questo è una prima riflessione. Naturalmente poi per quanto riguarda il Brasile, come fare a ignorare che la storia del Brasile è la nostra storia? Abbiamo contribuito con le migrazioni di morti di fame dal Veneto soprattutto e da altre regioni italiane, e vi abbiamo contribuito in maniera molto discutibile, nel senso che appunto chi ha studiato i comportamenti di questi popoli che partivano con il parroco in testa e il crocifisso, le ha seguiti diciamo, nelle periferie del Brasile dove venivano mandati insomma, a colonizzare, e li ha visti operare per esempio avvelenando le sorgenti d'acqua per eliminare le popolazioni precedenti. Quindi insomma non c'è niente di cui ci possiamo dichiarare innocenti, e nello stesso tempo le fratture del Brasile sono state anche le fratture della nostra storia. Quando si studia il caudillismo, diciamo, qui azzardo delle cose su cui sono totalmente ignorante, ecco, solo per dichiarare il mio senso di, come dire, di quello che abbiamo perduto senza rimpianti nei lunghi decenni scorsi, durante i quali si è tentato in qualche modo di creare dei problemi comuni, vero, dei modi di procedere diciamo che ci trovassero d'accordo, ma anche delle sfide, dei limiti. Laura ne ha evocati diversi, appunto la microstoria, la storia globale, eccetera. E adesso quella fase lì, che è stata una fase per quanto riguarda la cultura italiana soprattutto di tipo come dire, erudito positivo, cioè uscivamo dall'idealismo, dalle sbronze del fascismo, dalle grandi idee appunto che Franco Benigno ha evocato, uscivamo da quello, e il problema era trovare una base di comprensione, di intesa, e non si poteva che risalire all'eredità positiva dello studio umanistico, delle fonti, vero, con pazienza. Io almeno questa è la dimensione che ho avvertito nel momento di incontro fra storici, filologi e storici della cultura, insomma. E adesso però quella fase anch'essa si è conclusa. E quello che ci rimane davanti è, diciamo, un orizzonte molto sgombro, molto vasto, dove ciascuno poi può scegliere quello che vuole, perché non c'è una graduatoria di importanza come quella che l'Ottocento ci aveva lasciato, e neanche insomma, l'ubbia di una superiorità della cultura moderna europea come qualcosa di per sé positivo. Diciamo, le due guerre mondiali ci hanno tolto questa illusione. E quindi tanti auguri a chi lavora su queste cose,
ci rimane il privilegio di imparare, e in questi due giorni abbiamo imparato. Grazie. Grazie ad Adriano Prosperi per le sue osservazioni, come sempre estremamente puntuali e interessanti. Ecco, io vorrei sentire adesso Massimo Stella. È qui. Grazie. Vi ringrazio innanzitutto per l'invito a questa tavola rotonda. Io posso apportare il punto di vista molto marginale e molto limitato in questa sede di chi si occupa di letterature e di comparazioni tra letterature. Ora, certamente il tema, il problema delle metamorfosi coloniali interessa sicuramente la letteratura, no? Se posso affiancare al termine metamorfosi, parola chiave, no? Che tu, Stefania, hai usato, il termine è anche eterotopia, no? Allora, che cosa succede in Europa tra seconda metà del Cinquecento e primo ventennio del Seicento? Dal punto di vista della storia della letteratura, c'è un'Europa moderna segnata da eventi capitali come per esempio la colonizzazione, ma anche da rivoluzioni dell'assetto epistemologico, la rivoluzione scientifica, no? C'è un'Europa moderna profondamente scossa da fenomeni di innovazione che proietta immagini eterotopiche di se stessa nella letteratura. E allora volevo esattamente fare questo, cioè proporre alla vostra attenzione alcune di queste straordinarie opere che sono specchi deformanti per la nostra memoria, non vorrei dire identità, diciamo, ma la nostra memoria, la memoria europea. Ecco, una piccola premessa però, prima di nominare queste opere. Richiamiamo nella nostra mente e all'attenzione quella carta dell'impero portoghese che la professoressa Laura de Melissosa ci mostrava ieri, però ripercorriamola al contrario, cioè dall'India e dal Brasile verso il centro. Come se dovessimo compiere un percorso di ritorno, un'odissea, un ritorno in patria. Ecco, è questa la mia prospettiva, quindi, nella prospettiva del ritorno. Allora, ci sono testi come La Tempesta di Shakespeare, no? Testi come Os Lusíades, no? Che certamente i Lusiadi di Camões non guardano ovviamente al Brasile, guardano all'India, cioè guardano al nuovo del vecchio mondo. Ci sono, oggi ascoltando la relazione di Ronaldo Weinfasch, come non ho potuto non ripensare al Mercante di Venezia, ovviamente, e ad un altro straordinario testo, The Jew of Malta, di Marlowe. Un testo ancora, tra l'altro, da esplorare all'interno di un contesto come quello che si è descritto in questo paio di giornate, no? Allora, La Tempesta di Shakespeare è davvero vista da questa prospettiva che abbiamo, no? I cui confini abbiamo tracciato oggi e ieri, è davvero una sorta di macchina cronotopica in cui il tempo si ferma, torna indietro e viene, come dire, accelerato per proiettarsi in avanti, no? Ieri la professoressa De Melissosa parlava di questo fenomeno, no? Dell'accelerazione del tempo e dell'arresto del tempo, no? All'interno dell'esperienza coloniale, per cui il tempo può andare a velocità molto diverse. E qualche poeta europeo se ne accorge, no? Se ne accorge. La Tempesta è un fermo immagine
letteralmente Prospero, il mago, tra l'altro, no, una delle figure più sapienziali, più tradizionali della memoria, ferma il tempo per rimetterlo in movimento. E su quell'isola troviamo Calibano, no? Calibano che viene definita Thing of Darkness, cosa di buio, no? È l'oscurità, che però Prospero riconosce come propria. Verso la fine del play, Shakespeare dice chiaramente: questa cosa buia io la riconosco come mia. Che vuol dire questo riconoscimento dell'alterità? E altra cosa, è stato evocato Marcel Mauss e tutta la sua straordinaria analisi sul dono. Il movimento fondamentale della tempesta shakespeariana, che poi è fondata, come sapete, come ricorderete, su anche memorie, proprio su dossier documentari, come per esempio il diario di naufragio della Sea Venture, no? di questa nave che aveva tentato una pericolosa spedizione. Ma ecco, il movimento fondamentale della tempesta è il perdono, proprio, no? Il perdono, cioè il dono del dono. Perdono, forgiveness, è un calco esattamente del latino. Allora, che cosa perdona lì Prospero? Che cos'è questo movimento di restituzione, di ritorno che si verifica? Cerchiamo di pensarlo appunto nel contesto dei problemi che abbiamo cercato di focalizzare in questi giorni. Ancora un minuto. Quanto ai Lusiadi di Camões, io credo che ormai la critica, tutta la critica luso brasiliana, no? Persino quella portoghese, non possa più considerare Lusiadi come il poema nazionale, no? Del popolo portoghese che insomma conquista con ajuda de Deus, direbbero, no? Con l'aiuto di Dio. Ecco, in realtà, se guardiamo dal punto di vista letterario, i Lusiadi sono una forma, proprio a livello di genere, no? Cioè una forma, una mongrel form, direbbero gli inglesi, una forma mostruosa, composita, in cui il mito vive con la memoria, Teti, Sirena, accanto a Vasco da Gama, accanto ai nomi delle famiglie portoghesi più illustri e antiche, accanto a Viriato, accanto, no, ai fondatori, ai padri della patria, diciamo così, della nazione. È una forma mostruosa anche linguisticamente, nel senso che è per quanto Camões sia considerato il padre della lingua portoghese, quella lingua è una lingua vecchia, se vogliamo, è una lingua post-petrarchista, quasi tassiana. Il nostro Tasso, in un sonetto, elogia, Luigi lo chiama, Camões, no? E Marino, Giovan Battista Marino, ancora dedica parole di elogio al poema di Camões. Voglio dire, una lingua vecchia che però riesce a costruire questa strana forma onirica che è il poema, no? E che ci mette di fronte all'alterità stessa. Ripeto, il mito fuso con l'epica, con il linguaggio petrarchista, con la memoria storica, e poi consideriamo che quel poema è stato scritto da un signore che è stato in esilio 17 anni e che ha scritto quell'opera tra l'India, l'Indocina, Macao, Mozambique, tra naufragi, imprigionamenti. Ecco, cioè, i Lusiadi vengono fuori, sono veramente un prodotto, no? Di qualcuno che ha esperito profondamente anche la violenza della colonizzazione, no?
E tra l'altro davvero ci sono, prima si parlava di profetismo, forse ci sono tracce anche, no, nell'illusia di questo problema. Ci sono tracce di profetismo del Quinto Impero, in una prospettiva, sempre in quella prospettiva che dicevamo, cioè della macchina cronotopica, cioè di una Europa, di una memoria che si riproietta in seguito a che cosa? A un'esperienza, no, fondamentale vissuta in quel momento con la colonizzazione. E infine il mercante di Venezia, pensate a The Jew of Malta, il mercante di Venezia addirittura è un testo economico, no? Non ci sono moltissimi studi su questo. Mark Schell è un grande critico canadese che si è occupato proprio, no, di leggere il mercante di Venezia come un testo in cui la parola poetica cerca di mettere a fuori un oggetto che è economico, no? Un'economia del desiderio, un'economia delle risorse. E sicuramente c'è molto da fare, da scoprire, no, nel dialogo tra gli storici, no, e i filologi, in questo incontro, diciamo così, scientifico, molto di più di quanto non abbiano fatto gli studi culturali. E qui chiudo il mio intervento su una cosa metodologica, cioè dagli studi culturali noi abbiamo imparato molto, certamente, però sappiamo anche che gli studi culturali sono stati la disciplinarizzazione del dialogo interdisciplinare che è sempre esistito, cioè da sempre, no, le discipline si parlano. E si è creata dunque questa ulteriore disciplina degli studi culturali che mescola letteratura, storia, spesso insomma travalicando i limiti delle discipline in modo anche ideologico, ecco, non voglio dire impreciso, non scientifico, ma ideologico. Secondo me invece tornare a parlare da filologi da un lato e da storici dall'altro senza mediazioni ideologiche può essere molto fecondo per riscoprire grandi testi della memoria letteraria come questi. Grazie. Io sono d'accordo con te su quest'ultimo punto, cioè penso che una riflessione sui cultural studies, sulla loro influenza, sulla loro anche pervasività, no? E poi anche sulle loro debolezze sia un tema sicuramente, e anche sul modo con cui noi possiamo ricostruire un dialogo. Uno dei punti di questo dialogo tra letterati e storici è sicuramente, io credo, il modo con cui la letteratura forgia la realtà, il modo con cui la letteratura costruisce la realtà. E quindi gli storici come impegnati a cogliere questo tratto, no? La forza performativa dei testi letterari, prima e poi dei testi cinematografici, fotografici e quant'altro poi. Victor Tiribas. No, io vorrei soltanto ringraziare la presenza dei due professori brasiliani che sono i più grandi esperti del tema per aver accettato l'invito anche di Stefania. Per avermi aiutato a organizzare, abbiamo organizzato, pensato, diciamo, questo incontro fra, diciamo, la normale e storici brasiliani con lo scopo di far con chi queste storiografie, queste due tradizioni che hanno già qualche storia, qualche rapporto a livello storiografico, che questi rapporti si stringano ancora di più. E sì, io ho cominciato a pensare su questo incontro leggendo appunto Sergio Buarchi di Olanda, che ha insegnato qua a Roma nel 1952 fino al 1954. E è una cosa che secondo me dobbiamo noi storici brasiliani, anche italiani, cercare di pensare l'opera di Sergio Buarchi, che è stato anche molto importante. Perché come Laura ha detto nel suo ultimo intervento, lei ci ha mostrato come lo storico si diventa storico, da una storia encomiastica a una storia fatta dai diplomatici
agli storici che poi arrivano con metodo, e secondo me Serge Boire, che ha fatto parte di questa transizione, e sia Laura che Ronaldo hanno poi sostenuto che lui ha avuto un'influenza della storiografia italiana e anche, diciamo, della tedesca più che di quella francese. Secondo me è una cosa che dobbiamo ripensare, e poi ripensare anche al ruolo, il rapporto fra l'intellettuale e lo Stato, cioè come è cambiato in questo senso di una storia encomiastica, poi quali sono le difficoltà, ad esempio, per noi storici brasiliani che dobbiamo fare una ricerca, che studiamo e ricerchiamo in un'università pubblica in questo periodo di crisi, come dobbiamo fare? Cioè la storia non può essere, diciamo, punita, non può essere... infine, non possiamo smettere di fare ricerca e di raccontare. E chiudo con soltanto due immagini, perché se da un lato Ginsburg ha parlato dello storico come dell'inquisitore come antropologo, Serge Boire che ha parlato dello storico come esorcista, secondo me sono due immagini che si quadrano e possiamo pensare su queste cose. Grazie mille. Allora adesso chiederei a Laura De Meglio, anche riprendendo un'osservazione che giustamente Stefania prima faceva sulla questione, rispetto alla tua relazione di ieri, no? La questione dell'impero di terra e dell'impero di mare, la notazione era giusta, no? Cioè il fatto che noi abbiamo anche delle immagini così un po' stereotipe, no? E quello che tu dicevi ieri invece sull'importanza del settore. Allora volevo chiederti, e darti la parola, ma... Ecco, gli altri imperi, cioè da una parte l'impero olandese, l'impero coloniale olandese, no? E dall'altra parte l'impero spagnolo, in che misura hanno forse questi modelli alternativi, diversi, quello spagnolo molto più, hanno influenzato poi magari questa neocentralizzazione o questa centralizzazione dell'impero portoghese nel Settecento? Grazie per tutte queste osservazioni tanto interessanti, non sarò capace di rispondere a tutte le questioni poste che sono buonissime, ma comincio per la fine, perché sono forse soprattutto una discepola di Boire di Olanda, non sono stata, non è stato professore, non sono fatto i suoi corsi nell'università, perché era andato in pensione la fine del 68 come protesta a uno dei atti addizionali alla Costituzione, e il fatto che i suoi colleghi si erano affastati dell'università. Dunque, e dopo è stato tra i fondatori del Partito dei Lavoratori. Non era un uomo di politica, ma era un uomo di sinistra e molto coerente. E mi pare che Boire di Olanda, Vittor ha detto benissimo, è un punto importante nella storia della storiografia brasiliana, perché fu allo stesso tempo licenziato in leggi e è diventato storico nella pratica come dirigente di un museo storico, e dopo come professore ha passato un concorso di cattedra di civilizzazione brasiliana e ha formato molti professori che sono stati miei professori. E perché ha pensato tutta la sua vita sulla relazione tra le discipline, la letteratura, l'antropologia, la sociologia. Il suo primo libro è abbastanza weberiano, Radici del Brasile, e è diventato uno storico professionale, un grandissimo ricercatore di archivi. E perché ha sempre intentato di fare una storia comparativa. E questa idea, dobbiamo a lui alcune delle pagine più brillanti sulla comparazione tra l'America portoghese e l'America spagnola.
Mi ha colpito quando ho letto la prima volta il fatto che le città dell'impero spagnolo si sono fatte sulle montagne, lì, l'eccezione è Lima, ma Messico, Bogotà, sono alcune delle città più elevate del mondo, sono città dell'America spagnola, La Paz, Bogotà, Messico. Dunque c'è questo intento di penetrare, il stereotipo più evidente è il cammino fatto da Hernán Cortés, la penetrazione dal Yucatán fino all'altiplano. E dunque Buarque de Holanda sottolineava moltissimo l'esempio italiano. Le piaceva paragonare l'attività dei genovesi e soprattutto dei genovesi con l'attività commerciale dei portoghesi. Si sa l'intento di Colombo di trovare degli appoggi presso a Giovanni II. E dunque per lui l'influenza dell'Italia era fortissima nelle prime concezioni imperiali portoghesi. E si deve fare stabilire una differenza tra questo primo momento di fattorie commerciale e il secondo momento, che deve moltissimo alla unione con la corona spagnola. È stata sotto l'unione delle due corone che i portoghesi cominciarono, perché era permesso, penetrare all'interiore dell'America del Sud. E è soprattutto in America del Sud che questa penetrazione se è stata possibile. Dunque, e ci sono moltissimi punti per paragonare. Ho fatto menzione oggi al fatto che ci sono differenze nella natura dello Stato, le concezioni del potere, la flessibilità, le relazioni con il centro, le rotte marittime anche. Le distanze che dipendono dei correnti marittimi, dunque è più facile andare da Cartagena fino a Cadiz che da andare da Messico, ci sono le Filippine anche, le rotte del Pacifico. Dunque ci sono molte, molte differenze che devono essere mise in considerazione. Ma quelle della cultura mi pare una tra i più importanti. Il fatto che in America spagnola c'era la stampa, c'erano le università dalla metà del XVI secolo, mentre nell'America portoghese la stampa è stata introdotta nel 1808 e anche le università sono del XX secolo. Questo porta a una differenza enorme tra gli elite, che sono completamente diverse, la relazione con la memoria, la preservazione del patrimonio. Il Brasile è un paese che distrugge tutto il tempo, e la visione di Buarque di Olanda è una visione profondamente pessimistica, diversa dalla visione di Freire, che è una visione euforica, profondamente ottimistica. E mi pare che è meglio avere una visione pessimistica, perché si va più lontano facendo questa critica più mordace, più e dunque i paragoni sono molto importanti, ma il problema del millenarismo credo d'essere anche un problema importantissimo, perché è un fenomeno collegato al banditismo sociale, al cangasso fino al secolo XX,
e anche con movimenti come una guerra civile nel 1897 a Canudos e tutto questo. Dunque è un problema permanente che le radici sono quelle del sebastianismo, del francescanismo, eccetera, eccetera. Ma mi piacerebbe tornare a questo punto del confronto e del paragone, e mi sono accorsa che c'è una questione importante per riflettere nel contesto europeo: il Portogallo. Qual è il ruolo del Portogallo in Europa? Io vivo in Francia, dove il Portogallo non esiste. Ho visto una bellissima esposizione sul congresso di Vienna, di Utrecht, e non c'era menzione al Portogallo. E il ruolo del Portogallo è stato importante nel 1715, nel 1815, quando si è discusso il problema del traffico e la pressione inglese sopra la Francia e soprattutto il Portogallo, e questo non è conosciuto in Francia. E dunque mi pare che per fare una storia per fare una storia comparata delle Americhe, è anche importante fare una storia comparata delle differenti regioni dell'Europa ed incorporare il Portogallo, perché il Portogallo è stato importantissimo nella storia europea, ma è una gran assenza. E oggi, a mio parere, il Portogallo è importantissimo, perché c'è un'esperienza politica molto, molto interessante. E dunque mi pare che è necessario incorporare, per fare una storia comparativa tra le due Americhe, è anche necessario pensare nel ruolo del Portogallo in Europa, una cosa che mi pare essere un po' negligenziata. E sopra la letteratura, quello che ha detto nella letteratura, parlo rapidamente. Mi pare che questi testi prodotti, e purtroppo sono prodotti soprattutto nel contesto dell'America spagnola, come quello del Inca Garcilaso, sono moltissimo importanti per una riflessione sui nessi, sulle relazioni tra i continenti e la incorporazione della quarta parte del mondo, per citare Grusinski. C'è una differenza che mi piace moltissimo tra Gomara e l'Inca Garcilaso rispetto alla di scoperta della quarta parte del mondo. Gomara dice è stata la cosa la più importante del mondo dopo la creazione. È una cosa assolutamente straordinaria che ha cambiato tutto, eccetera. Cosa dice l'Indio Garcilaso? È stata una cosa naturale, perché questo mondo esisteva già, perché lui faceva parte di una famiglia incaica e aveva una memoria, aveva tutta una storia di secoli e secoli, dunque per lui era una cosa naturale che l'America era stata incorporata alla storia del mondo. L'argomento del Gomara è il contrario. È stata una cosa assolutamente eccezionale. Dunque mi pare che il punto d'osservazione deve essere sempre considerato quando si fa la comparazione, perché è un punto importante di riflessione. E c'erano molte altre cose importanti che sono state dette, questo impero di terra, impero di mare. Mi pare
che questo dipende della cronologia, nel 600 non c'è più un impero, soltanto un impero di mare nel contesto portoghese, ma mi pare sì che e soprattutto nel problema delle relazioni tra i livelli di cultura, quello che Ronaldo ha detto oggi mi pare importantissimo e fa parte di uno sforzo generazionale di riflettere sulla specificità delle relazioni tra livelli culturali in paesi come il Brasile, in regioni come le regioni americane, dove questi livelli sono in dinamica permanente dopo il 500, e questo mi pare essere qualcosa di importante per una riflessione sulla cultura. Grazie. Grazie a Laura De Meglio, e non si può non condividere, credo, l'invito a dare spazio alla storia del Portogallo nella storia europea, anche nella nostra esperienza, almeno nella mia, che ho una certa età, insomma, ormai. Beh, il 74, la rivoluzione dei garofani, no? È stato un momento molto importante. Se ci pensate, fino a poco prima c'era stato il colpo di stato dei colonnelli greci nel 67, c'era la Spagna franchista e c'era il Portogallo salazarista, e anche l'Italia rischiava di essere, come dire, infilata, vero? In una fascia mediterranea soggetta o passibile di colpi di stato. E poi invece è cambiato tutto, è cambiato anche per la rivoluzione è cambiato anche per altre cose, naturalmente Nixon è andato via, però insomma, bene, era una parentesi. Però diamo la parola a Ronaldo Weinfasch, a cui vorrei chiedere se rispetto alla tua relazione di oggi, ecco, questa presenza di gruppi che ci hai raccontato così bene, no? di vari gruppi che hanno queste identità varie, che cambiano. Ecco, però loro hanno spesso anche un'identità che è magari meno sensibile, che è quella di essere soggetti economici, di essere mercanti, no? Allora, in che modo esistono delle specificità, delle pratiche mercantili che si connettono alle identità religiose o alle identità locali, alle tradizioni religiose, alle tradizioni... Cioè, in che modo le pratiche mercantili fanno parte di un discorso identitario o no? Questo è un... L'allegria che sinto di stare nessa tavola e nessa mesa e escuchar charlas tan magníficas como tengo escuchado aquí. Me gustaría también de hablar solamente dos o tres palabras sobre una cuestión colocada por profesor Benigno en la provocación inicial, cuando subrayó la separación a veces rígida entre la historia moderna, la historia contemporánea, la historia colonial, la historia del siglo, historia independiente. Y hay una temática, una problemática levantada por Laura que se presta a esa reflexión para el caso de la historia de Brasil, que es la esclavitud. La esclavitud era una temática omnipresente que se gestiona en el periodo colonial, atraviesa todo el siglo XIX, combínase con el liberalismo que irriga las instituciones de poder, y mismo después de la abolición, el problema de la integración de la población ex-esclava es un problema social, es un problema ideológico que viene hasta hoy. Y es increíble que durante buena parte del siglo XX, no obstante
la preocupación de los historiadores con la historia de la esclavitud, su rol estructurante, etc., no se conocía la historia de África, una esclavitud sin africanidad, excepto en las últimas décadas, no sé si Laura... porque sí, en las últimas décadas los historiadores brasileños cada vez más estudian la África, distinguen las culturas africanas, las que tienen más o menos peso, para comprender con verticalidad las formaciones culturales que se estructuran en Brasil. Y esta es una temática que de alguna manera se relaciona con la historia europea actual, diría, porque pone en escena la cuestión de los prejuicios raciales, de las dificultades de convivencia entre alteridades distintas y que muchas veces se rejetan recíprocamente. Entonces, esta es una problemática de la historia de Brasil, que fue el último país a extinguir la esclavitud en el mundo occidental, digámoslo, que tiene que ver y que puede contribuir para una reflexión acerca de los problemas que hoy flagelan las sociedades europeas envolvidas con xenofobismos, con persecuciones de variados tipos y discriminaciones. Fenómenos demográficos. Fenómenos demográficos, de migraciones, que colocan en escena esas fricciones. Y, entonces, es un punto interesante de aproximación. En el sentido estricto, Stefania colocó una cuestión muy importante para los estudios de las migraciones y de las comunidades sefarditas en el occidente, porque digamos lo que el modelo que prevalece fue magníficamente bien explicitado por Jonathan Israel sobre los cristianos nuevos de Portugal, que con la insurrección pernambucana hubo una división, incluso entre parentelas. Los que salieron de Brasil fueron para Holanda y después para Inglaterra con los acuerdos con Cromwell, etc. Y los cristianos nuevos que se quedaron con la Casa de Braganza, etc. Hoy hay perspectivas desafiadoras de este modelo, no para desmerecerlo jamás, pero para desarrollarlo y buscar los retornos de la complejidad de este fenómeno en conexión con la formación del capitalismo, porque en este caso no hay duda. La actividad mercantil hace parte de una identidad cultural. Es el bonus y el onus de la diáspora sefardita. El onus es la fragmentación de las familias, un tío allí, el padre en otra parte, los hermanos en continentes otros, pero el bonus es la constitución de vigorosas redes comerciales que paradójicamente combinan mecanismos modernos que tienen que ver con la emergencia de un capitalismo en escala mundial y sistemas, digamos, arcaicos, ligados a familias, a parentelas, personales, por lo tanto. Personales, no impersonales, como el tipo ideal
del capitalismo, según Weber, por ejemplo. Entonces es una problemática que puede hacer avanzar muchísimo los conocimientos sobre la época moderna y sobre las conexiones entre los continentes, que es tal vez la característica más elocuente de la modernidad. Gracias. Bueno, gracias a Ronaldo Vain. E allora a me non resta che ringraziare Stefania Pastore, Victor Tiribas per averci insomma regalato questa occasione di discussione su temi così interessanti, e non so se loro vogliono ancora prendere la parola. Grazie ancora una volta a Laura De Meyer Sousa e Ronaldo Vainfas, e ringraziarli anche per le loro stupefacenti capacità linguistiche, per lo sforzo e la generosità di averci parlato in italiano e di averci diciamo semplificato la strada verso una storia che non conoscevamo e che adesso vogliamo conoscere. Grazie. Grazie a lei.